consigliere regionale del Comune di Veneto e diciamo abbiamo deciso questa sera che faccio il moderatore. Io non ho il carattere del moderatore, ma lo faccio lo stesso perché come volontari vogliamo essere efficienti nell'esprimere i pensieri che vogliamo per essere efficaci poi nella proposta. Voglio entrare negli obiettivi della serata. Noi abbiamo un obiettivo strategico per chiarire un po' dove vogliamo andare, in modo che poi chi ascolta indirizza anche i propri pensieri verso in questa direzione. Noi abbiamo la strategia del biodistretto della DOCG, cioè in Italia l'AIA, la Stazione Italiana Agricoltura Biologica, ha già fatto una decina di biodistretti in giro per l'Italia, dove si utilizza il regolamento europeo sull'agricoltura biologica, dove vengono banditi, come sapete bene, tutti i pesticidi e i principi attivi costruiti a tavolino per uccidere. Si utilizzano sostanzialmente dei minerali come il rame, eccetera, tutta una serie di accorgimenti e di conoscenze che ultimamente sono venute avanti dentro questi processi biologici. Ecco, quindi il biodistretto, vedete il nostro striscione, lo stiamo portando avanti, vogliamo che si arrivi, perché i nostri, come vedete anche dal volantino, tutta l'agricoltura che è coinvolta, non solo la viticoltura, perché guardate che gli stessi pesticidi li buttano via anche nel mais, nella soia, nel grano, eccetera. Quindi nei vigneti ne buttano qualcuno in più o qualcuno di diverso, però la sostanza della pericolosità e della tossicità non cambia. Vogliamo parlare quindi di agricoltura, non solo di viticoltura, perché il regolamento di polizia rurale, l'ultima bozza che è stata emessa, che è in fase di approvazione per i vari comuni, che non ci ha coinvolto perché non hanno voluto chiamarci dentro la commissione per la sua stesura, perché vogliono fare un po' tutto come nel governo, in Parlamento, in Camera, caritatis, no? Tra persone piene di conflitti di interesse. Ecco, in questo regolamento si comincia già a fare delle aperture, però questa sera ci sarà il vicepresidente Gilberto Carlotto, che vi dirà quali sono le contraddizioni, i buchi e l'inapplicabilità di questo regolamento. Guardiamo i bambini, perché si guardano le future generazioni. Io guardo la mia nipotina, guardo i miei figli, guardo i prossimi 50 anni. La visione vuol dire cosa vogliamo essere di qui a 50 anni, non il governo quotidiano delle cose. Questo è il grosso problema della politica. Guarda con l'etica di legislatura. Finita la legislatura, comincia un'altra legislatura per guardare di nuovo con l'etica della legislatura, non con l'etica della legislatura. La salute, due valori fondamentali, uomo e ambiente. Dobbiamo parlare di beni comuni. Noi, parlando di pesticidi, parliamo di tutela dell'aria, dell'acqua, della terra, del cibo e della biodiversità. È un problema nuovo, noi la chiamiamo la guerra chimica. È fuori controllo perché non è normata, è improvvisata, non è come la regolamentazione urbanistica che è nata ancora con l'epoca greca e romana. Questo è un problema nuovo che deve essere ancora affrontato in tutta la sua vastità e la sua enormità e la sua pericolosità, perché lavorando con i principi attivi che sono interferenti endocrini che lavorano nei 10, poi sentirete il dottor Toffol, che lavorano nei 10, 20 anni, 30 anni, noi probabilmente stiamo subendo delle conseguenze ancora del Mancozer buttato via con l'elicotter fino al 2007. Mancozer è il principio attivo più pericoloso e più venduto dopo lo zolfo nella pulsetta. Abbiamo tutti i dati, poi se c'è tempo fate domande in quel senso. Quindi questa sera noi abbiamo fatto l'altra serata per i PICA, perché ci ha fregato i distrizioni alla prosecchissima. Questa sera ci hanno chiamato delle mamme, degli insegnanti, e hanno detto venite a parlarci di queste tematiche, perché qui cominciano a crearsi delle situazioni di malattie croniche anche nella giovane età che ci stanno preoccupando. Poi il dottor Coffo ne parlerà. Quindi io ringrazio le persone che sono intervenute questa sera, al termine faremo delle domande e alla fine ci sarà anche un rinfresco con prodotti bio chi vuole partecipare. Ecco, io penso che
Siamo forti perché guardiamo i sindaci, noi guardiamo chi ci rappresenta, chi gestisce la nostra ricchezza, e sono i nostri interlocutori, sono quelli che fanno le regole, sono quelli che decidono, per esempio, se devono fare le messe biologiche nelle scuole, quelli che decidono se si deve togliere l'elicottero, perché 7 su 15 lo hanno tolto. Abbiamo un sindaco che ormai comincia ad aiutarci un pochettino, anzi il sindaco è la giunta di Follina che praticamente ci sta aiutando, sta cominciando a pensare, non aiutando, sta pensando al bene del proprio comune, cominciando a parlare di eliminare i diserbanti, togliere l'elicottero, fare tutta una serie di iniziative, diciamo, che sono nella giusta direzione. Ecco, noi domani per esempio andiamo dal prefetto, abbiamo un incontro col prefetto di Treviso e abbiamo un incontro col prefetto di Treviso che su 3-4 punti fuori c'è anche un volantino delle problematiche che abbiamo chiesto a chi lo vuole prendere, parleremo di regolamento di polizia rurale mal fatto inapplicabile, parleremo del principio di precauzione. Parleremo della vendita surrettizia dei pesticidi, perché stanno venendo fuori i pesticidi venduti via internet e cominciano a squilibrare anche i controlli, vengono dalla Cina, eccetera. Ecco. Io direi, se vuole dire due parole, abbiamo un gentile ospite che ha anche aderito, che è il parroco Iane, che ha anche aderito alla nostra iniziativa, se vuole dire due parole e fare un saluto prima di cominciare le relazioni. Grazie. Il motivo è semplice, non è solo una questione non è solo una questione biologica, è una questione etica per me. Io credo che uno che appartiene alla Chiesa Cattolica sia un criminale se non si impegna nella difesa dell'ambiente, che per un credente è il più grande tempio di Dio, più importante di San Pietro, perché crediamo, io credo, che anzitutto la terra è di Dio e non è di pochi latifondisti o agricoltori. È un bene comune e io vi dico solo, e poi termino, quello che, convinti come ogni credente che Dio è l'autore della creazione, quando la Chiesa Cattolica prende la difesa della creazione e quindi contro chi la creazione non la difende, opera di Dio non deve solo difendere la terra, l'acqua e l'aria, ma anche proteggere l'uomo contro la propria distruzione. Quindi io ringrazio e certamente credo che abbiamo a che fare contro dei poteri e delle lobby che hanno un potere enorme, che forse sono più pericolose le lobby farmaceutiche e chimiche della mafia nostrana. Voglio aggiungere una citazione del Papa Francesco che ha fatto l'altro giorno, che è Dio perdona, io perdono qualche volta, ha detto il Papa, la natura non perdona. Nel senso che o la seguiamo o seguiamo le sue regole, oppure sarà inesorabile nel colpire la salute, la biodiversità, eccetera, se andiamo contro queste. Ecco, io vorrei presentare adesso brevemente i tre relatori, che sono il dottor Giacomo Toffol, che è membro del direttivo dell'ISD di Treviso, l'Associazione Italiana dei Medici per l'Ambiente, ma è l'Associazione Internazionale, come vedrete poi nel filmino che presenterà il dottor Belpom, che è presidente dell'ISDE internazionale, è pediatra e gentilmente ci aiuta con la sua esperienza, la sua attività quotidiana, diciamo, a presentare, ci aiuta a, diciamo, a informare su questa tematica. Luciano Bortolomiani, che è presidente del WWF Atamac, che farà una panoramica.
problematica, sui problemi locali, dati, quantità di pesticidi, eccetera. E poi Gilberto Carlotto, vicepresidente di Guardatamarca, che sta facendo uno studio molto interessante sull'analisi, un'analisi comparata della pericolosità dei vari principi tossici, dove si sta verificando una cosa pericolosissima, dove i principi, diciamo i pesticidi che vengono venduti, le marche, mettono dentro in modo combinato principi attivi coformulanti e tendono a fare piuttosto confusione nella classificazione, e gli stessi prodotti che vengono consigliati per le stesse cose hanno dentro delle combinazioni che qualche volta sono tossiche, qualche volta non lo sono, eccetera. Quindi si tende alla declassificazione surrettizia, cercando di far vendere, di vendere i pesticidi come acqua calda, in sostanza, perché dietro c'è tutto l'interesse delle lobby farmaceutiche, che sono a produrre pesticidi che contaminano cibo, come vi ho detto prima, i fattori ambientali, ma a produrre le malattie, perché le stesse fabbriche sono quelle che producono i principi attivi per le medicine. Quindi c'è un grossissimo conflitto di interessi. La Bayer produce pesticidi e produce principi attivi per le medicine. Quindi più ammalati ci sono, e più queste società guadagnano da tutti i punti di vista. Quindi questa analisi che mostra Carlotto è molto interessante. Ecco. Io adesso voglio farvi un... parlo anche del materiale distribuito. Questo è un libretto, cercherò di essere rapido, che ha prodotto il dottor Toffola assieme a una sua collega Laura Todesco e Laura Reale, che è fuori vendita, vero dottore? Non l'ho portato? Oh, vabbè, mi scuso, non pensavo, di solito nelle conferenze porta sempre come in vendita. Distribuiamo questo manuale per i pesticidi, che molti di voi conoscono già, che abbiamo stampato in 46.000 copie. Questa è un'esperienza di una casa, diciamo, che ha adoperato degli accorgimenti di bioarchitettura, ma anche di accorgimenti, diciamo, di ecosistemica. Esposizione, questo è una brochure, un dépliant, diciamo, della dottoressa Gentilini, che parla appunto di tutti gli effetti delle malattie del cancro. Come vedete da questa slide, ogni anno si dedica, l'ONU dedica a un fattore ambientale l'annata. Nel 2010 è stata la biodiversità, nel 2011 è stata le foreste, nel 2012 le energie rinnovabili, nel 2013 l'aria, nel 2014 l'agricoltura familiare. Però purtroppo il mercato che comanda in questo periodo è, da una parte ci sono le buone intenzioni, dall'altra i due settori che stanno vivendo alla grande in questa grande crisi globale sono quello delle armi e quello della chimica per l'agricoltura soprattutto. Ecco, vedete che se ne dice una e se ne fa un'altra. E qui è il grosso problema, quindi, del controllo del territorio da parte delle persone. Qui ritorniamo al discorso che faceva anche il parroco: dobbiamo costruire un futuro per vivere in armonia con la natura, cioè se non lo facciamo non riusciamo a... I nostri valori sono le condizioni essenziali di sopravvivenza, non sono principi questi inventati dall'uomo. Se non salviamo la salute, chiaramente gli animali muoiono, gli uomini muoiono. Se non c'è la biodiversità che ci aiuta, pensiamo alle api, noi abbiamo, avete visto, abbiamo messo un'ape in questo. Se non pensiamo a questa biodiversità che ci aiuta a procurare cibo e a mantenere l'equilibrio del sistema, ecco, non riusciamo a cavarsela. Abbiamo un'aspettativa di vita, qui parlo pochissimo di salute, ma un'aspettativa di vita, vedete, che fino al 2003, questa è la media massima e buona dell'Europa, dei 24 paesi, però fino al 2003 l'avevamo ottima, eravamo nella parte alta della europea. Dal 2003 sta cadendo in picchiate, siamo sotto la media europea, mentre le altre nazioni continuano ad avere quelle, diciamo, più civili nordiche, diciamo, fra virgolette, continuano ad avere un'aspettativa di vita che sta sana di vita, cioè che è quella che noi viviamo tanto.
giro che si sta allungando almeno fino a questa generazione, della prossima non si sa, certamente calerà, però diciamo quella sana, cioè quella che ha bisogno di medicine per potersi portare avanti, mentre per esempio la Svezia, vedete, ha un'aspettativa di vita che sta salendo, che è sana di vita per le femmine, questo qui sono i dati Eurostat, e sulla media europea invece che si mantiene. Ecco, quindi sono dei paesi che hanno anche l'aspettativa sana di vita che sta salendo perché hanno fatto tutta un'azione contro i pesticidi e tutta un'azione di risanamento dell'ambiente. Ecco. Chiaramente, e qui mi richiamo alla forza della crisi e alla forza delle multinazionali, finché noi avremo una scuola come il Cerletti che organizza attraverso l'associazione ITV, che è un'associazione provinciale, dei convegni interregionali sulla fitoiatria, cioè sulla cura delle piante, va bene, sponsorizzata da 17 case farmaceutiche, che sono le stesse che poi producono i principi attivi che producono le medicine per curarsi, vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Vedete che c'è la Grissista, c'è la Bayer, c'è la Syngenta, la Basf, la Dow Chemical, la Dow Agro, eccetera, eccetera. Ecco, vedete la contraddizione? Cioè il grosso discorso è chi manovra perché l'ambiente sia malato e le persone siano malate. Ecco, dobbiamo farci questo tipo di... Ecco, quindi non vi sono venti favorevoli se per chi non sa dove andare. Noi andiamo contro, agendo contro la salute, andiamo contro diversi articoli della Costituzione, vedete, l'articolo 32 che parla di salute, l'articolo 54 che parla che le funzioni pubbliche devono lavorare con disciplina e onore, e invece la gente non fa, fanno pochissima azione preventiva, va bene? E la gente continua ad ammalarsi e non intervengono seriamente e drasticamente lavorando con onore. Ecco, e vedete, questi sono tutti gli articoli della Costituzione che noi abbiamo elencato sopra noi, che domani mostreremo al prefetto, e che ci dimostrano che c'è qualcosa che non funziona in questo modo di gestire la salute pubblica nel nostro territorio. Cosa vogliamo dal punto di vista metodologico? Vogliamo che il processo di produzione dei prodotti IGT, DOC, DOCG non seguano il processo di produzione della direttiva 2009-128 CE, che parla di lotta integrata, che parla di difesa integrata, che parla questa parola integrata che è una grande vittoria delle multinazionali perché c'è dentro un po' di lotta biologica e molta chimica, quindi si nascondono dietro la lotta biologica per usare la chimica. Noi vogliamo invece che si utilizzi il regolamento per l'agricoltura biologica, il CE 834, che usa minerali per produrre prodotti. Quindi è proprio una divalidazione concettuale. Perché? Perché l'agricoltura biologica dà delle specifiche ben precise su quello che deve entrare nel processo di produzione, mentre l'agricoltura convenzionale va a prendere comunque quello che il mercato dà in modo volontario. Questo è il gioco. Si possono ridurre in quantità, eccetera, ma io ne butto via il doppio, anche se ce n'è minor tipi, e quindi il problema no, è chi controlla. Ecco, concettualmente per il biodistretto vogliamo togliere tutti i livelli di tossicità che creano un sacco di problemi ai gruppi vulnerabili, ai centri abitati, alle abitazioni isolate, alle scuole, alle proprietà private, eccetera, dove bisogna mettere cartelli, avvisi di trattamenti. Adesso nel regolamento, per esempio, avremo tutte le colline tappezzate di cartelli, però nel cartello non mettono per esempio il nome del prodotto che buttano via. Ditemi voi poi come si farà a fare il controllo incrociato, per esempio col quaderno di campagna, eccetera. Quindi lasciano sempre indietro qualcosa per poter rendere inapplicabile il regolamento. Noi vogliamo invece dire no, dobbiamo eliminare tutta questa pericolosità che è impossibile gestire e andare verso, diciamo, livelli di tossicità che siano evitati o classificati attraverso l'agricoltura biologica. Ecco, adesso vi mostro, e poi concludo per quanto mi riguarda,
questo filmato che è stato prodotto in Francia, una breve sintesi, 3 minuti, in Francia c'è un film, se lo potete vedere, integrale, poi vi do un film prodotto sui pesticidi che vi fa vedere che in Francia già nel 2007 grosse organizzazioni denunciavano questo problema che qui da noi comincia a nascere adesso in questo periodo. Ecco, e questa sera è una dimostrazione, diciamo, di questa situazione. Il titolo del film è "I nostri bambini ci accuseranno". È stato presentato al Palazzo dell'UNESCO questo intervento da questo dottor Peterson Myers, che parla di pesticidi e dice: e sta chiedendo al pubblico quanti di voi sono stati colpiti da cancro e chiede, diciamo, alla folla di alzare la mano. Quanti di diabete e chiede alla folla. E quanti parenti o amici hanno avuto infertilità? E adesso dite tutti insieme alzate la mano. Ecco, e vede che la platea ha un mare di mani alzate. Una percentuale importante degli abitanti del nostro pianeta è colpita da una malattia che la scienza ritiene legata a fattori ambientali. Quindi voglio dire che il 70% delle malattie è legato direttamente o indirettamente ai fattori ambientali e il 40% è legato al cibo e il 30% all'inquinamento. Quindi questi sono i dati che ormai l'OMS pubblica normalmente. Questa nuova generazione di bambini è la prima della storia moderna, dice Myers, ad avere uno stato di salute peggiore rispetto ai propri genitori. Questo non è accettabile. Qui è una mamma che parla e dice: l'anno scorso un consulente agricolo mi disse: tu sei una donna agricoltore, stai attenta con i trattamenti. Così io gli dissi che ne ero consapevole, perché mio figlio ha avuto una leucemia. Così l'ho saputo. Purtroppo l'ospedale di Latimon e altri ospedali sono pieni di bambini con la malattia di mio figlio. Non tutti ce la fanno. Qui c'è una signora che parla fra il pubblico, ha detto che ha fatto l'infermiera per 23 anni e pensa che non abbiamo mai visto così tanti bambini ammalati con cancri di tutti i colori. L'infanzia stessa è in pericolo. Il problema oggi non è quello dell'evidenza, dice Belpomo. Questo è il presidente internazionale dei medici per l'ambiente, di cui parlavo stasera, Dominique Belpomo, che è un famoso oncologo. Il problema non è più dimostrare l'evidenza, e guardate perché noi guardiamo i sindaci, ma manca la volontà politica, cioè manca la volontà di mettere in rapporto il problema delle malattie con il programma politico di prevenzione. Questo è quello che manca. È di questo che c'è bisogno. Ecco. Io chiudo e ringrazio dell'attenzione e adesso do la parola al dottor Toffol. Prego, dottore. Buonasera, ringrazio
Padre, grazie a tutti voi che siete presenti. Come ha già accennato prima il moderatore, mi scuso perché purtroppo di solito non ho mia abitudine di scappare a metà di questi incontri, ma purtroppo ho dei problemi con la salute di mia madre che è superata adesso, quindi preferirei alla fine della mia relazione eventualmente volentieri rispondere alle vostre domande e dopo purtroppo dovrò scappare. Mi presento brevemente, io mi chiamo Giacomo Toffol, faccio il pediatra di famiglia, lavoro nell'USL vicino alla vostra, lavoro a Pederoba e da più di una decina d'anni mi occupo, oltre al mio lavoro normale, anche di queste tematiche. Faccio parte di un'associazione che si chiama Associazione Culturale Pediatri, un'associazione che è diffusa in tutta Italia e che, alla quale sono iscritti più o meno 2000 pediatri, fra pediatri di famiglia, pediatri ospedalieri, pediatri universitari, che si occupa di temi che hanno a che fare con la salute del bambino, di formazione all'interno e all'esterno della classe medica, di aggiornamento e di ricerca. All'interno, se siete interessati, come tutti ormai siamo su Facebook, come tutti abbiamo un sito che si raggiunge facilmente, basta cliccare www.acp.it dove potete trovare una serie di informazioni sia su questi sia su altre tematiche relative alla salute dei bambini. Abbiamo delle pubblicazioni che sono queste, un pediatra per amico la potete trovare negli ambulatori dei vostri pediatri, le altre sono delle pubblicazioni più dedicate ai medici. Abbiamo, l'ultima cosa che dico di questa associazione perché mi pare molto importante, un codice di autoregolamentazione che proibisce di avere qualsiasi rapporto di collaborazione sia per la ricerca sia per l'attività normale di lavoro che facciamo con tutte le case che si occupano sia dei farmaci sia degli alimenti per bambini, latti e tutti gli alimenti per l'infanzia. All'interno di questa associazione c'è un gruppo di pediatri che io coordino, che si è dato il nome di Pediatri per un mondo possibile perché siamo ottimisti, che si è appunto posto il compito di studiare le correlazioni tra inquinamento e salute. Noi abbiamo cominciato a pensare a questo quando ci siamo resi conto che anche noi, dopo i nostri studi, dopo le nostre specializzazioni, sapevamo ben poco di quello che è l'effetto dell'ambiente che ci circonda sulla nostra salute. Sapevamo quello che si legge sui giornali ogni tanto, però non di più, ma in realtà ci sono tantissimi studi che già da decine d'anni studiano appunto queste correlazioni. Non ho portato oggi delle copie di questo libro che abbiamo preparato per riassumere un pochino quello che abbiamo trovato in letteratura, se qualcuno dovesse essere interessato lo può trovare ordinare dall'editore che è il Pensiero Scientifico Editore anche online. Abbiamo racchiuso in questo libro tutto quello che abbiamo letto e studiato in questi 10 anni, in modo da farne un manualetto abbastanza rapido per circa perché ci preoccupiamo di questo, quindi perché direte voi medici non state seduti nel vostro ambulatorio e curare i bambini che arrivano e basta. In realtà non è possibile fare solo questo, lo capite bene, e in realtà il problema dell'inquinamento ambientale da almeno una ventina d'anni è uno dei problemi su cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità punta di più. Circa un terzo di tutte le patologie dell'infanzia, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno in quella che è la regione europea dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che vedete sotto, cioè Europa più ex Unione Sovietica, possono essere attribuite a un ambiente insalubre o insicuro. Quindi lavorando su queste tematiche noi riusciremo a ridurre, a modificare nettamente la salute dei nostri bambini. Ci occupiamo dei bambini perché? Tanto perché facciamo i pediatri ovviamente, ma poi perché il peso dell'inquinamento è sbilanciato. E i bambini che sono circa bambini sotto i 5 anni, che sono circa il 10-12% della popolazione, si subiscono quasi il 40% delle malattie causate dall'inquinamento. I bambini sono quindi la classe di popolazione più esposta, più a rischio di inquinamenti. Vari sono i motivi di questo, alcuni sono abbastanza comprensibili, anche semplicemente la durata di vita, no, di un bambino, che fa sì che l'esposizione sua possa essere molto più lunga di quella che abbiamo noi alla nostra età e quindi anche il tempo di sviluppare eventuali malattie possa essere molto più lungo.
ma poi è proprio la caratteristica stessa del bambino. Noi sappiamo che un bambino non è un giovane adulto, è una cosa diversa, è una cosa che non è ancora, non ha ancora un metabolismo completamente maturo, e che nei primi anni di vita, della vita ancora nella pancia della mamma e poi nei primi 1000 giorni di vita, succede quasi tutto quello che può succedere per sviluppare un organismo. Quindi in questi primi 2-3 anni di vita si vengono a sviluppare, per esempio, tutti i polmoni, si vengono a sviluppare tutte le connessioni che ci sono nel cervello. Un bambino quando ha 2 anni non produce più cellule cerebrali, le ha già tutte, poi noi non facciamo altro che perderle via via nella nostra strada. Quello che cambia dai 2 anni in poi sono solo le connessioni che si formano fra le cellule, ma le cellule ci sono già tutte. Quindi capite che una sostanza che possa danneggiare il cervello in questa fase di sviluppo e di connessione delle varie cellule potrà creare un sacco di danni, molti di più che non se colpisce in un'età più avanzata. Lo stesso vale per i polmoni, lo stesso vale per tutti gli organi riproduttivi. Hanno i bambini inoltre una maggior esposizione perché mangiano, bevono e respirano molto di più di noi in rapporto al loro peso corporeo. Un bambino piccolo scambia 5 volte ogni giorno 5 volte i lipidi che scambiamo noi con l'esterno, respira il doppio di noi, mangia circa 3-4 volte quello che mangiamo noi a parità di peso, e quindi a parità di peso può andare incontro a inalazione, a respiro di molti più tossici o a mangiare molti più tossici rispetto a quello che facciamo, che fanno le persone adulte. E poi l'ultimo, ma forse il più importante problema, è che c'è una accumulazione intergenerazionale, cioè molte sostanze tossiche che entrano nel nostro organismo ci restano e si accumulano di generazione in generazione. Cioè noi nasciamo già contaminati perché queste sostanze sono state trasmesse attraverso la, durante la gravidanza, attraverso la placenta e poi anche attraverso il latte materno. Ciò non toglie, ribadisco, che il latte materno è la cosa più importante che c'è per i bambini. Non voglio dire adesso non bisognerà più allattare i bambini perché il latte è contaminato, chiaramente non è questo, voglio dire, era solo un esempio per farvi capire come il bambino è più esposto al rischio. Ancora più prima di nascere, questa è la fase in cui i bambini sono ancora più esposti, proprio perché in quei 9 mesi dello sviluppo intrauterino avviene tutta la crescita dell'organismo. Cioè una trasformazione estremamente rapida di cellule, tessuti, da 2 cellule, da uno spermatozoo, da un uovo, pensate, si formano tutti i tessuti del nostro organismo, si formano tutte le cellule che costituiranno il nostro organismo nel ciclo di 9 mesi, e quindi è la fase più a rischio di qualsiasi alterazione. E allora, tanto per entrare al volo in argomento, vi faccio vedere questo, vi faccio solo vedere questa copertina di questo articolo, un articolo in Francia che, studiando l'esposizione domestica ai pesticidi durante la gravidanza, ha dimostrato come, come diceva anche quella mamma nel film capitolo spezzone che abbiamo visto, c'è un maggior rischio di avere una neoplasia in un bambino in cui la madre abbia avuto un'esposizione domestica a pesticidi in gravidanza. Allora, alla conclusione di questo articolo, come la mamma diceva, lo so già perché a me è successo, in realtà gli scienziati che hanno fatto queste ricerche hanno concluso dicendo che perlomeno è importante ridurre o eliminare il più possibile l'esposizione ai pesticidi delle donne in gravidanza. Perché i pesticidi sono così pericolosi? Cosa sono? Più o meno lo sappiamo tutti. Io non sono un grossissimo esperto di chimica, quindi non farò assolutamente lezioni di chimica. So solo che i pesticidi sono delle sostanze che sono create per proteggere alcune coltivazioni, ma che sono delle sostanze ovviamente tossiche per definizione. Pesticidi, cioè, sono delle sostanze che uccidono, e difatti sono usate proprio per questa loro caratteristica. Devono servire a uccidere, a ridurre, a respingere tutte le possibili aggressioni che colpiscono, che colpirebbero in altro modo le piante, le coltivazioni. Ce ne sono di svariati tipi. Agiscono bloccando dei sistemi metabolici, agiscono bloccando degli enzimi, delle sostanze, delle proteine, che sono molto simili negli animali che vengono uccisi da queste sostanze e negli uomini.
Il problema appunto dei pesticidi è proprio questo, che non sono selettivi, e questo rappresenta un rischio anche, oltre che per gli infestati, anche per la salute dell'uomo. Un rischio che può essere un rischio acuto, oppure può essere, soprattutto quello che abbiamo studiato, il rischio dell'esposizione cronica. Allora, l'esposizione acuta, l'avvelenamento acuto è una cosa eclatante, si vede, e è una cosa abbastanza che colpisce, però quello che è più subdolo è proprio l'esposizione prolungata, l'esposizione cronica anche a basse dosi. Per fare un esempio di come agiscono queste sostanze, agiscono per esempio inibendo alcuni enzimi, che, tra cui questa si chiama colinesterasi. Colinesterasi è un enzima che funziona all'interno del sistema nervoso, che funziona all'interno dei muscoli, e è un enzima che serve per regolare la trasmissione degli impulsi che avviene fra i nervi e all'interno dei nervi e fra i nervi e i muscoli. Voi sapete che le varie cellule del sistema nervoso e le cellule del sistema nervoso con i muscoli si parlano liberando delle sostanze che vanno a stimolare determinate parti delle altre cellule, eccetera. Fra queste sostanze, una delle più importanti è la colina, che è un mediatore, un trasmettitore di impulsi che manda dei comandi da una parte all'altra e che per funzionare bene deve essere prodotto e poi deve essere eliminato. Noi quando premiamo l'impulso, la colina parte, poi viene bloccata questa sostanza da questo enzima che si chiama colinesterasi. La mancanza o la riduzione di questo enzima può determinare degli effetti estremamente nocivi, fino anche alla paralisi, proprio perché blocca la possibilità di regolare queste attività. Un'altra delle sostanze che viene modificata da questa classe di pesticidi, gli organofosfati, è questa proteina, si chiama citocromo, è una proteina che è prodotta all'interno delle nostre cellule, soprattutto nel fegato, e che è una proteina che serve per proteggerci da alcune sostanze di scarto del nostro organismo o da altre sostanze nocive che possiamo introdurre, come ad esempio l'alcol, il benzene e così. Questi organi, questi pesticidi organofosfati lavorano anche su questi enzimi, bloccando questi enzimi e quindi cercando di uccidere tutte le sostanze tossiche contro le quali sono stati creati, ma senza riuscire a distinguere fra le sostanze tossiche e l'uomo. Quindi esposizione acuta, abbiamo detto prima, di solito avviene accidentalmente quando i bambini vengono esposti in ambiente agricolo, ma anche in ambiente domestico, perché ricordiamo, i pesticidi non sono solo quelli che si usano in agricoltura, sono anche quelli che noi usiamo a casa, quelli che usiamo a casa per uccidere le zanzarine, quelli che usiamo a casa nel nostro giardinetto davanti a casa per fare il prato inglese, anche questi sono pesticidi che hanno lo stesso livello di pericolosità degli altri. Ma quello che più preoccupa, come dicevo prima, è l'esposizione cronica. L'esposizione cronica può colpire i bambini e può colpire noi. Io parlo sempre ai bambini perché la formazione professionale, lavoro sempre con loro. Chiaramente voi interpretate i bambini come tutti noi, i bambini di più, ma tutti noi. Possono essere esposti in tutti gli ambienti perché i pesticidi si diffondono dappertutto. Si diffondono dappertutto attraverso l'aria, attraverso l'acqua. E quanti se ne diffondono? Tanti, perché se ne consumano tantissimi. I primi sono stati prodotti a partire dagli anni 40 e guardate, il consumo annuale medio è stimato è di 2.500 miliardi di tonnellate, di cui 25% nella nostra zona, nella nostra regione, in Europa. Prima dicevo il problema anche a casa, pensate che in Italia gli ultimi dati dicono che vengono venduti più di 70 milioni di confezioni di insetticidi all'anno, quindi più ognuno di noi compra almeno 1,2 confezioni di insetticidi all'anno, di pesticidi, anche questi sono dei pesticidi. Allora, ripeto ancora, ce ne sono tantissimi, sono persistenti, si disperdono. Persistenti vuol dire che troviamo ancora adesso nell'aria, nell'acqua, quando fanno delle rilevazioni, dei pesticidi che non si usano più da decine d'anni, che sono ancora presenti a livello significativo nelle falde acquifere. Quindi non spariscono in poco tempo, forse non spariranno nella vita di un uomo. Si possono depositare dappertutto e raggiungono la falda. Questi sono i dati dei ministeri, questi sono i dati dell'ISPRA. L'ISPRA, voi sapete tutti cos'è l'ARPA,
no? L'ARPA esiste in tutte le regioni, è l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente. A livello nazionale tutte le ARPA confluiscono in questo che si chiama l'ISPRA, che è l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, che fa delle azioni, tra le quali monitorare nelle acque, nei cibi, nella frutta, nelle verdure, l'eventuale presenza di pesticidi. Questi sono gli ultimi dati che sono stati pubblicati dall'ISPRA, risalgono al 2010, e dimostra come nelle acque superficiali la riga superiore si trova nel 34% dei campioni testati un inquinamento da pesticidi sopra i limiti legali, più un altro 20% di inquinamento sotto i limiti. Voi sapete che, come per tutte le sostanze, per cercare di trovare un equilibrio fra la salute e il mercato, diciamo così, vengono definiti dei limiti, no? Come anche la stessa cosa vale per l'inquinamento atmosferico. Voi sapete che ci sono dei limiti che teoricamente non si possono superare, e quindi non vuol dire che sotto quel limite l'inquinamento non faccia male, vuol dire solo che è un inquinamento più tollerabile. Quindi, calcolando l'insieme, nelle acque superficiali nel 2010 in Italia, in tutta Italia, in più del 50% dei prelievi si trovavano dei residui di pesticidi. Nelle acque profonde, che sono quelle che poi ci portano anche l'acqua nelle nostre case, questi si riscontravano in un 25% abbondante, quindi una su quattro dei prelievi fatti nell'acqua era contaminato. Queste sono le cartine di quelle dati che vi dicevo, i puntini blu sono i punti di prelievo in cui il campione era risultato essere inferiore ai limiti tollerati per legge, quindi c'era pesticida ma ce n'era poco, il campione rosso è quello in cui c'era pesticida addirittura a livello superiore a quello consentito per legge, quindi un'acqua che teoricamente non si potrebbe bere. Quindi il 50% delle acque del nostro paese non si potrebbero bere teoricamente, e questa è la più avvicinata, questa scusate ormai di 2 anni prima, perché non era ancora pubblicata la specifica del Veneto. Vedete come le due zone più a rischio sono la bassa pianura e l'alta pianura trevigiana, in cui la maggior parte dei prelievi effettuati nelle acque sotterranee, quindi nelle acque di falda, nelle acque profonde, risultano contaminate. Allora l'acqua, uno dice, vabbè, acqua, però dall'acqua deriva tutto, perché l'acqua va a finire nei campi, i campi vengono mangiati dalla mucca, la mucca fa il latte, poi la mucca si fa lo spiedo e il bambino mangia tutta questa roba. È dimostrato che nella popolazione generale, cioè nella popolazione che non è esposta a pesticidi per motivi professionali, chi non usa i pesticidi per lavoro, l'esposizione, quindi il modo in cui i pesticidi arrivano nel mio organismo, è la sorgente più comune, più importante per almeno due classi importanti di pesticidi, è proprio attraverso gli alimenti. Quindi il pesticida che va nell'acqua, il fatto che l'acqua risulti contaminata è pericoloso, è dannoso, proprio perché quello che noi mangiamo ci porta all'interno del nostro corpo i pesticidi. Questo è stato dimostrato da tanti studi, mi piace farvi vedere questo rapidamente, è stato uno studio che è stato fatto su dei bambini che mangiavano cibo normale, bambini che mangiavano cibo normale ai quali per alcuni giorni, in questi giorni qua e mezzo, è stato sostituito il cibo normale che mangiavano con cibo biologico. E sono stati fatti dei campioni di pipì, hanno raccolto la pipì di questi bambini 2 volte al giorno e l'hanno analizzata, per vedere quanti pesticidi c'erano nella pipì. Alcuni tipi erano questi, il malathion e il clorpirifos, che sono fra i più venduti, popolazione normale che viveva a Seattle, a Washington, negli Stati Uniti, quindi non in mezzo alla campagna, in qualsiasi cittadina. Tutti i bambini avevano dei livelli di pesticidi nelle urine quando prendevano una dieta convenzionale, cioè una dieta normale, quello che mangiamo noi di solito, rilevabili sia prima sia dopo, mentre questi sparivano in quei giorni in cui i bambini venivano messi, o si riducevano spaventosamente, in quei giorni in cui i bambini venivano messi a mangiare il cibo biologico. Questo ci permette di dimostrare che l'inquinamento dei pesticidi a noi arriva attraverso quello che mangiamo. Allora il problema non resta più solo nella top del prosecco, non resta più solo nella pianta del prosecco, ma va a coinvolgere tutto il mondo in cui viviamo, quindi tutto quello che tutti noi dobbiamo mangiare. Questo è lo stesso lavoro fatto su numeri più grandi e per periodi più grandi, che ha confermato di nuovo questa documentazione.
Allora, dall'acqua i pesticidi però non si fermano là, i pesticidi si accumulano dall'acqua, quello che noi mangiamo, nei nostri tessuti, si accumulano nel sangue, possono essere trasmessi, come avevamo visto prima, attraverso la placenta e il feto, riescono addirittura a colpire in un colpo solo tre generazioni. Riescono a colpire la madre, riescono a colpire il feto e riescono a colpire le cellule riproduttive del feto, quindi anche il nipote di quella mamma potenzialmente potrà avere degli esiti sulla sua salute legati all'inquinamento, in questo caso legati ai pesticidi, visto che parliamo di questo, non ci sono solo quelli, chiaramente ci sono anche tante altre sostanze. Allora quello che fa più colpo, di cui abbiamo anche parlato, ho sentito prima, è il cancro, no? Il tumore dei bambini è in aumento, un aumento regolare, costante, più o meno in tutta Europa negli ultimi anni. Il rapporto tra i pesticidi e il cancro è cominciato a essere studiato negli anni 80. Negli anni 80, quindi ormai sono passati 35 anni, si è cominciato a vedere che le popolazioni che erano a rischio occupazionale, cioè le popolazioni che erano potenzialmente esposte ad alte concentrazioni di pesticidi, potevano avere un'insorgenza maggiore dei tumori. Negli anni 90 è stato dimostrato che questo poteva colpire i figli di queste popolazioni. Chiaramente gli studi si fanno sempre prima su quelli che sono più a rischio, no? Perché è più facile vedere le correlazioni, poi un po' alla volta ci si allarga, si comincia a fare degli studi sempre più ampi, vedete all'inizio ci sono delle revisioni di studi, poi altri 20 studi, poi alla fine altri tantissimi studi che tutti quanti vanno verso la stessa direzione, verso il dire che c'è una correlazione tra l'esposizione ai pesticidi e la probabilità di sviluppare un tumore. Allora, piccolo inciso, noi siamo abituati agli studi che dicono sì o no, esiste o non esiste, c'è o non c'è, come gli studi che si fanno in medicina, per esempio, quando uno deve decidere se un antibiotico funziona oppure no. Allora sono quelli che si chiamano studi sperimentali, no? Noi prendiamo un gruppo di persone, a quelli di destra do l'antibiotico, a quelli di sinistra non lo do, conto quanti guariscono di qua, quanti guariscono di là e decido, funziona al 50%, funziona all'80%. Tutti gli studi ambientali, tutti questi studi di cui vi sto parlando io, chiaramente non si possono fare così, non possiamo prendere un paese e esporlo a un rischio e un altro paese no, e fare confronto. Quindi sono degli studi che valutano dei confronti in modo più diretto, cioè valutano, ovviamente fanno, come ho detto io, guardiamo un paese in cui c'è tanto pesticida, guardiamo un paese in cui ce n'è meno e vediamo le differenze che ci sono. Quindi sono quelli che si chiamano degli studi di popolazione, studi osservazionali, in cui lo sperimentatore non può giocare e quindi abbiamo bisogno di più numeri per essere sicuri, però cominciano ad esserci, già nel 2007 c'erano più di 21 lavori vuol dire persone che hanno studiato migliaia e migliaia di pazienti o di potenziali pazienti per vedere queste correlazioni. Nel 2012 a più di altri 90 studi, alla fine tutti questi studi dell'80 in poi ci fanno dire questo. Ci fanno dire che è ormai molto probabile, la sicurezza al 100% con questi studi, siccome sono tutti molto cauti quelli che fanno gli studi, non ci può mai essere, però quando 90 e 90 e 90 studi vanno sempre nella stessa direzione, il molto probabile io lo interpreterei come un certo, comunque ci fa ritenere molto probabile che l'esposizione ai pesticidi, almeno delle donne in gravidanza, dei bambini, delle popolazioni più a rischio, possa giocare un ruolo nell'insorgenza delle neoplasie. In particolare che il periodo prenatale, i primi 2 o 3 anni di vita, sono quelli particolarmente vulnerabili per questo. Ho ancora 3 minuti. Questo è stato confermato anche da questa rivista che si chiama Pediatrics, che è un po' la Bibbia di tutti i pediatri di tutto il mondo, perché presenta gli studi scientificamente più accurati, che ha aggiunto anche altre cose. L'associazione c'è tra l'esposizione ai pesticidi e ai tumori, ma c'è anche l'associazione tra pesticidi e la diminuzione delle funzioni cognitive e problemi comportamentali. Allora, a tutti noi ogni tanto viene da leggere o da sentire delle parole che una volta non erano tanto importanti, come dislessia, disgrafia, autismo, ADHD, tutte queste malattie del comportamento, queste cose strane che diventano sempre più frequenti anche nei
nei bambini nostri italiani, ci sono delle documentazioni che correlano come l'esposizione, sempre queste povere madri durante la gravidanza, ai pesticidi, alcuni tipi di pesticidi che sono stati studiati, possa associarsi a una riduzione del quoziente intellettivo dei bambini, a una riduzione delle funzioni cognitive dei bambini, alla una riduzione delle capacità dei bambini stessi e a quei problemi di cui parlavo prima, tipo appunto per esempio l'autismo. Un'altra cosa ancora, che è l'ultima pagina di tutti questi grandi studi e che è anche una delle ultime mie diapositive perché se no mi stufo, è il rapporto che c'è fra pesticidi e il nostro sistema endocrino. Questa branca di studi è recentemente nuova, nel senso che le prime evidenze di questo risalgono ai primi anni 2000, quindi sarà una decina, quindicina d'anni che si studiano queste cose. Voi sapete tutti più o meno cos'è il sistema endocrino. Il sistema endocrino è tutto il sistema delle nostre ghiandole, a partire dall'ipofisi, la tiroide, le ghiandole suprarenali, l'ovaio, le testicoli, eccetera, eccetera, e il pancreas, per quanto riguarda la produzione di insulina, così, che regola tutto il nostro organismo. Senza un sistema endocrino perfetto, noi sbadigliamo, non siamo in grado di regolare neanche la sensazione della fame, per dire, non siamo in grado di regolare quanto bisogno di acqua abbiamo, non siamo in grado di regolare la nostra fertilità, non siamo in grado di produrre, di generare dei feti e dei bambini sani. I pesticidi, come altre sostanze, sembra che possano alterare, modificare, lavorare in opposizione al nostro sistema endocrino, imbrogliandolo in qualche modo. Ce ne sono tanti che sono di queste molecole che sono state appunto definite, si chiamano interferenti endocrini. Sono sostanze che entrano nel nostro organismo anche in dosi minuscole, infinitesimali, e che sono in grado di incasinare proprio, di non far più capire, non far più funzionare bene il nostro sistema organico, con vari metodi. A volte fanno finta, tra virgolette, di essere degli ormoni, a volte fanno finta di essere il contrario, l'antagonista degli ormoni, a volte bloccano la produzione dell'ormone. Fatto sta che tutte queste sostanze vengono studiate, tra cui, ripeto, appunto i pesticidi, per una serie di effetti collaterali molto importanti che hanno a che fare con la regolazione, per esempio, dello sviluppo puberale, con la regolazione dell'attività sessuale e quindi con la regolazione della produzione dei gameti, degli spermatozoi, degli ovociti, e quindi di conseguenza anche con l'infertilità. C'è una dimostrazione che negli ultimi 40-50 anni c'è un trend, c'è una evoluzione verso una frequenza sempre maggiore di riduzione della capacità di riprodursi, quindi di riduzione della fertilità nell'uomo come anche in tante altre specie di animali. Ci sono correlazioni che questi cibi possono correlare con l'insorgenza di alcuni tumori, possono correlare ad esempio anche con l'insorgenza del diabete, che come sapete è una delle patologie ancora in aumento negli ultimi anni. E allora questa è la mia triste rassegna di questa sera. Cosa dobbiamo fare? Come possiamo fare per difenderci? Dobbiamo conoscere queste cose, dobbiamo diffonderle, dobbiamo parlarne. Dobbiamo cercare di evitare, per quanto riguarda le singole case, di evitare l'uso, il più possibile, evitare l'uso dei pesticidi. E se proprio sono necessari, seguire bene le istruzioni, stare attenti che i bambini non ci siano, stare attenti di non usarli in caso di presenza di future mamme. E però nelle zone dove il pesticida non è solo in casa ma è nella zona circostante, cos'è che dobbiamo fare? Noi come pediatri dovremmo dire attenzione, durante i trattamenti è meglio non stare fuori. E è molto triste se ci pensate ad andare a dire a un genitore, guarda, tuo figlio, cosa puoi fare di bello con tuo figlio? Vai fuori, portalo fuori in preda all'aria, ma non quando fanno i trattamenti, tienilo in casa. Evita anche di aprirla la casa quando fanno i trattamenti. Allora, queste sono le indicazioni che noi dobbiamo dare per tutelare la salute dei nostri figli. E però, probabilmente, questa è l'indicazione più valida. Andiamo verso il biologico, sia come produzione, sia come alimentazione. Grazie.
dicevo prima, siccome il dottor Toffolo adesso deve andare, quando vuole, se c'è qualcuno che vuole fare direttamente la domanda qualche minuto, diciamo, prima dell'intervento del relatore successivo. Prego. Niente, ok. Spero di non avergli dato un po' la tristezza. Sì, sono ancora un po' scombussolati. Ecco, quindi il problema che ha tirato fuori il dottore è coerente un po' con la nostra strategia. E quindi c'è l'articolo 46 della Costituzione che dice che abbiamo libertà di movimento. Se noi cominciamo a dire che dobbiamo stare in casa quando fanno i trattamenti, cominciamo a praticamente inibire la possibilità di muoversi. Guardate che il comune di Vidor ha vietato di percorrere tutta la collina a nord di Vidor nel percorso, un percorso di 8 km durante i trattamenti. Quindi è una cosa assolutamente assurda che noi vogliamo assolutamente evitare, facendo delle proposte, diciamo, alternative per poter produrre lo stesso, perché si può produrre lo stesso. È chiaro che i venditori di pesticidi hanno degli interessi un po' diversi. Quindi su quanto detto dal dottore, io adesso metto la presentazione di Luciano Solamion, perché Luciano, la tua è questa, vero? Se vuoi usare questo, se vuoi usare il microfono, hai il prelevo. Ok. Dove metto? Qua? Di euro.
perché ve la prendete con i contadini? Ma chi se la prende mai con i contadini? Io sono non fiero, fierissimo, dove vai? Io no, vedi. Purtroppo non è vestito proprio da festa perché stava, era il lavoro della stalla, nato nel 1900, morto nel 1981, quindi nel 1920 ha piantato il vigneto privato in quella casa, adesso che abbiamo restaurato, dove è nato lui 114 anni fa. Quindi non abbiamo niente contro nessuno e fanno un lavoro importantissimo, conservare l'ambiente e fornirci il cibo. Mica mangiamo sta roba qua di plastica, mica mangiamo la carta, mangiamo del cibo e avete capito attraverso la relazione del medico come sia importante la qualità del cibo. Però dobbiamo avere il coraggio di guardarsi in faccia, capite? È come se dicessi io sono snello e sono bello, non ve lo dico perché non è raccontato. Allora quello è un contadino, non quello in bicicletta, quello che sta ignorando il veleno addosso ai passanti, quando nel regolamento i 15 sindaci, io i salvi, hanno detto che per i primi 3 filari bisogna mandare il veleno, guardate come lo mandano bene. Il sindaco di Ridora, Emilio Cordiani, non solo mi ha detto chi è quello in bicicletta, mi ha detto anche chi è il proprietario del fondo dove stanno ignorando, ma la multa? Fategli 2-3 mila euro, 3 mila euro, 30 quintali di uva, dice però ci ho lavorato, ha preso a quintali, fa buttarmi nel tamaio. Ma se non si punisce nessuno, quello non è un contadino, mio nonno non è un contadino. Questo è un contadino, non Alice, che adesso ha 23 anni si è lavorato in scienze naturali. Questo è il torrente terra che regolarmente, ogni estate, prosciugano alcune persone sole, non tutti i contadini, sono persone rarissime, ma ce ne sono 4-5 che approfittano di quell'acqua per irrigare il loro campo. È un reato, perché è un bene dello Stato italiano. Allora si vado là con lo schiraletto a prendere il pesce e mi canto indosso le guardie pesca e giustamente mi fanno la multa. Questo è ammazzato tutto. E la menzogna che dicono, vi dicevo la verità, la menzogna, il sindaco mi ha l'autorizzazione. No, caro, me la devi far leggere l'autorizzazione dove c'è scritto hai il diritto di prosciugare. Voglio leggerlo, hai il diritto di prelevare, fermo, salvo, restando la portata minima. Là, la portata minima voi l'avete. E questo è fatto lo stesso giorno in cui era prosciugato il torrente Tera a sulla strada che va da Covolo a Cornuda. Il canale non è pieno, è strapieno. Si alzate in altro po' e butta giù anche il ponte. Fatti quel chilometro con questo motore va a prendere la Palano. Tanto l'abbiamo già fregato i fratelli veronesi, ormai gli aveva fregato a minuti anni. Ma non prosciugare il torrente. Questi sono agricoltori? No! Perché questo è un reato penale, si va in galera fino a un anno e da 2.600 a 26.000 euro. Allora, se anche il sindaco ne beccasse qualcuno, uno ne dà 3.000 euro, 4.000, 30, 40 quintali di uva, uno si pensa. E fanno la diossina, il medico diceva prima del cervello dei bambini, quando era perché è grasso. Allora, siccome la diossina è sostanza lipofila, che ama il grasso, va proprio là. Allora mio figlio gli deve nascere anche più tonto, corretto, perché deve respirarsi la diossina di queste persone. Sempre le cose più semplici che fa la natura, parla la mano intelligente. Parla che forse qualcuno penserà di essere ancora più intelligente. Cadono le foglie, diventano nutrimento stesso delle piante. Allora questo fitopatologo dottor Tosini spiegava, se noi mettiamo i tralci di vite e li facciamo macerare, non solo diventano compost, ma addirittura, non lo so spiegare perché non ho la sua cultura, diventano come una specie di aspirina, come una specie di farmaco per quelle viti, perché addirittura riducono la possibilità che si ammalino ancora come si sono ammalati. Quindi è anche un po' curativo. È una cosa semplicissima, non bruciare, non fare il grande inceneritore che vuole Zaia per fare i soldi. Finalmente un papa coraggioso, c'era uno di parroco che ci ha aiutato a fare questa serata, queste sono le parole testuali di Papa Francesco. La custodia del creato va vissuta come tema centrale per la vita del torrente e per l'esistenza delle nostre comunità. Il cristiano si concentra sul mistero del creato, racconta la terra amata, visitata, abitata da Dio, la lavora nel rispetto, non solo perché dai frutti per il suo sostentamento, ma anche perché si tratta della vita e del destino diverso. Io vi faccio una domanda, a me per esempio non è apparso Dio, non è apparso tu, non ho mai detto Luciano, tu respiri l'aria, quella comunità, per quello che mi ha parlato tu, e dammi qualcosina, cioè tu apparato respiratorio, lavora da solo, non dico respira, molla, respira, cioè si arrangia da solo. Non c'è più sul soldo, noi con che diritto possiamo decidere il futuro di quelli che verranno a Miani per 100 anni? Perché dobbiamo venire maledetti da loro per aver fatto un unico grande vigneto da Valdo Biagne a Corigliano? Ma anche l'agricoltore che pensa, questo è un pirla, perché ci arrivo anch'io, non sono agricoltore. È una diversità che crea il mercato, che crea ricchezza, non un unico cimitero di fil di ferro, pali di cemento e di chini.
spesso pensiamo che questa sia la miseria, allora se qualcuno vuole approfondiamo bene, non preoccupatevi di loro. Spiego dopo perché. Questa è la vera miseria, siamo arrivati a mettere il vigneto a 3 metri dall'asilo di popolo. I bambini giocano fuori, cioè, ma mi mandano proprio quei 50 euro per la spesa, dobbiamo darli noi. Cioè ci vuole anche una moralità, ci vuole anche una regola. È giusto coltivare la vita, non dico di no, ma non vicino all'asilo. Quelli stanno fuori, volete a giocare, e l'asilo sapete che dura fino alla fine di giugno. E se volete qua dentro, tutti i trattamenti del 12 di capito? Basta leggersi le date. Anche i contadini se lo scaricano se vogliono, il codice civile gli dice e vedete che per la fine di giugno ne avevo fatti 7-8 già di trattamenti, non uno. E quindi gli abbiamo fatto fare una respirare di media così a media veramente. E abbiamo il coraggio di berlo per vino, io non lo bevo, mi rifiuto di bere. Vigneto a Vitorino, 50 centimetri dal confine, come prescrive il codice civile. E quindi tu vai tutto mascherato a fare i trattamenti, i bambini stanno a giocare. Allora anche poi il sindaco dice guarda che non fanno mai i trattamenti prima di giugno. Guarda, è qua, perché sembra che dica stronzate, vi ho messo anche la crosetta e vedete quando fanno i trattamenti. Primo trattamento 28 maggio. No, 28 maggio, 29, 28 aprile. Primo trattamento che fa il codice di vita. E poi si parte. Allora non diciamo che sia così grosso, diciamo che è più piccola e tu non le posso ingoiare senza stronzarsi. E poi dicono ma dopo i ragazzi finiscono la scuola, me nonna finisce la scuola, c'è il centro estivo signori, nel centro estivo si fa nella medesima scuola elementare dove i bambini stavano fino al giorno prima, fino a stare al centro estivo fino a metà luglio, quindi si fanno in pieno di quei regni e nel centro estivo stanno fuori, non rinchiusi in un'aula con la maestra. Quindi bisogna anche essere onesti e dire la verità. Queste sono le donne, le mamme di OCG che vorrei, come un leone, sono subito sulla faccia a 9 mesi e sto qua per mettere a venerare il figlio, gli dovete staccare una mano con un morso, però non stare a casa a vedere grande fratello, la grande sorella, con i giovani valuti, e cercare di lottare. Io vi auguro a tutti voi contadini che il prosecco venga venduto per sempre in tutto il mondo, ma noi non abbiamo memoria storica. 30 anni fa Montebelluna era il terzo reddito europeo perché c'era la Rotola, gli Adori, le più grandi aziende erano sulla zona montelliana, 95% di scarpe sportive prodotto a Montebelluna. Volete togliere le scarpe sportive se le avete guardate dove fanno? Non c'è più niente a Montebelluna. Per il prosecco invece no, i cinesi tutti stupidi ci danno 6-7 euro a bottiglia e non impareranno mai a farlo. Ma dovete ragionare, il sole e l'acqua non c'è solo a Miami, ce n'è finché volete in Africa, ce n'è finché volete in Asia, a costo zero. Quello che pagate un metro di terreno con il vigneto, 40 euro, ci comprate un ettaro in Africa. Capite che non ha senso questo mercato, bisogna ragionarci su questo. E l'ultimo, il grande errore che fanno i piccoli contadini, i viticoltori piccoli, è associarsi col cantiniere. Quello che mangia anche la pelle, capite? Quindi hanno bisogno di fatturare milioni di euro, però che interessa il grande mercato e la produzione a basso costo. Voi vi scannate su quelle linee, non avete i 30 ettari di pianura con l'extracomunitario, non per offendere, ma perché lo pagano meno magari, e ha meno diritti, che va di più la mattina, sera, come vedremo. Quindi l'associazione piccolo, contadino e grande, secondo di me, caro sbagliarmi, sapete, prima ora si tornerà come i feudatari del Medioevo, farò un pochino di abbasso il prezzo, alla fine di prendere per il collo e vi compro le vigneti. Questo è quello che vedo io, da Valdoviare a Conegliano, un grande cimitero. Perché voi camminate sulle nostre colline e sentite qualcuno, c'è il signore, cioè c'è una farfalla che mi rovina la pelliccia, non preoccupate, non ci sono da parlare. Ammazzato tutto. Io vivo in mezzo ai vigneti, avevo una meraviglia, cinciarelle, cincianiere, che mi mettevo a mangiare nella casetta, lupa che veniva a trovarci, lo spreco, non c'è più niente, non trovo niente, mi fermavo, sarò di mecite se volete, per non schiacciare la salamandra che mi piaceva vedere, mi fermavo con la macchina, prendevo su e dicevo dai per farlo, togliete la strada, non c'è più niente, dopo copiarlo però, o pensate che vogliono solo loro e noi siamo vivi. Allora questo è quello che noi vi proponiamo, bio distretto di eccellenza Valdoviare nel Conegliano. È un ambiente che vedete a 360 gradi, è questo che dovete capire. Gian Antonio Geronazzo, non so se lo conoscete in queste parti, non sbaglio, che era presidente della comunità montana, 30 anni fa o 25, diceva ricordatevi, non si può andare avanti solo col vino, formaggio, pane, cultura, avevamo l'arma meravigliosa di agriturismi che abbiamo fatto diventare ristoranti a euro, anziché tipicizzarli, cioè renderli caratteristici.
Allora, se noi facciamo questo biodistretto, non occorre fare il contadino, è una casella, due cose, ristorazione e soggiorno, però con delle regole chiare, no con le foglie delle lì fin sulla finestra, oppure trattati ieri e vendendo il cibo oggi alle persone. Questo è ciò che sta, ma questo è soldi puliti. Questi sono soldi e cultura delle aziende didattiche. Uno dice, ma i bambini non parlano, guardate che non è da ieri mattina, il mio gruppo sono 30 anni che porta i bambini nei parchi su Valdobbiadene. E i bambini la ritrovavano la settimana dopo col papà e la mamma che venivano nel parco, ci cioè, siamo divertiti, dov'è che si può mangiare un po' povero, dov'è che si compra qualcosa del povero, una bottiglia di vino? È così che nasce anche il turismo locale, non andare in Cina, in Egitto, api e miele, anche quello si vende, si fa conoscere i ragazzi. Dal latte al burro, al formaggio, alla ricotta, la siamo del caselle, su Acerata, Feltre, saremo capaci anche noi. Su Amiano nessuno ha fatto il formaggio, in passato a Vidor nessuno faceva il formaggio, mio nonno sì, perché c'è altri tutti gli attrezzi. Allora questa è cultura che vendiamo, è il turismo che vendiamo. I nostri attrezzi, io ho un museo che sfido chiunque a avere più oggetti di me, della cultura agricola, anche se non faccio il contadino. Ma il sindaco di Vidor me ne frega una donna, perché ha una grandissima struttura della Proloco, ci potete correre dentro con un camion di morto, ma 10 metri quadri per fare un museo, io glielo do gratis, mica voglio i soldi, non per gli altri. Questa l'azienda agricola biologica vende tutto, può essere miele, marmellata, pane, formaggio, cioè diventa un giro che lavoriamo tutti. Questo è una persona che mi sta a simpatia, Angiolino Maule. 10 ettari di vigneto, mi pare, ha fondato un'associazione che si chiama Big Napo, e lui ha detto, chi rispetta le regole è dentro, quando scappi vai via. All'inizio gli dispiaceva perché hanno andato via una 50 di persone che pensavano fossero suoi amici. Tu devi rispettare il gruppo, tu non stai rispettando le nostre norme, il nostro regolamento, il nostro che abbiamo stabilito, vai fuori dai piedi. Invece quando noi non vedo, io non sento, io non parlo, sulle scuole, sugli asili, addosso alla gente, capite? In questa maniera mi tirano alla fame, io non ve lo sto augurando, ma ci andiamo dietro. Pubblicano quello che c'è nel rovino, e se ci sono pesticidi, se superano certe dosi, aria, può essere il figlio di chiunque che te ne venga. La domanda nasce spontanea, noi mangiamo il formaggio, cosa mangiamo? La mucca che ha prodotto quel latte. Se la mucca è questa, state tranquilli, quella mangia bene. Se la mucca è questa, mangiate direttamente il mangime. Questo è il percorso breve, come si chiama. Senza far mangiare il mangime alla vacca, come già la vacca, comprate direttamente il mangime. Cosa volete mangiare in quella carne là? Addirittura, questo è un discorso un po' morale, per far crescere quelle mucche, spesso abbiamo bisogno di mangimi, di cibo, di cereali, che rubiamo nei paesi, vedete in Brasile, ci sono 14 milioni di tonnellate di soia che vengono da noi con le nostre vacche e 16 milioni di persone che muoiono di fame o malnutrite. Quindi costa caro e anche un sacco di acqua per la produzione. C'è anche una moralità, noi è vero che siamo più ricchi degli altri, ma siamo ricchi sulla loro pelle. A me piace quando a scuola i ragazzi mi dicono, non è che stai bene la scuola, giusto? Giusto, Feltre, giusto? Tu però usi il petrolio di Feltre, usi il gas di Feltre. Invece tu usi il petrolio e usano loro. Poi ti mandi via più facile una sera. Al contadino danno 38 centesimi al litro, che è quello che lavora di più, la mucca sarebbe quella brava, ma insomma la mucca lavora gratis. E invece io lo pago 1,50 euro, 1,70 euro al supermercato. L'accordo deve essere fra noi e voi, io te lo do, è 1,70 euro. Capito? No, 38 centesimi. Però quel latte deve essere buono. Allora se la mucca mantiene pieno, erba e cibo sano, io lo do al contadino, non mi frega niente a venderlo al latte. E alcuni stanno ragionando così. Nel Bellunese, a Vallata, su Ragordo, dei contadini, 6, 7, 8, 10 produttori di latte, hanno lasciato perdere latte buschi che li prendeva così, capite? E adesso tra di loro si fanno il formaggio e hanno fatto un centro di vendita. Questo è il futuro. Non mettersi con i grandi cantinieri, non con quelli che vogliono esportare all'estero, perché vi prendono per il collo. A loro interessa la pianura, dove si lavora con pochi soldi e dove si può fare molta produzione. La collina ve la fanno fare a loro e scannano. Quest'anno ho dato 1 euro, il prossimo anno abbi pazienza, saranno 90, poi 85, si diventa in altro. Ma non perché ve lo auguro io, ditemi se non è vero. Ci sono mio padre da un vigneto che ha mandato 1,70 euro quando è morto lui nel 2005, vi prendete voi la cantina sociale di Valdobbiadene, 1,70 kg, ditemi se li prendete oggi. Ci sono pesticidi in questo pane, allora hanno visto, ci sono pesticidi nel frumento
Istat 16 novembre 2009 e allarme in Germania su 20 prodotti a base di grano e cereali, 14 sono contaminati con il glifosato, quello di cui si parlava prima, il farmaco santo, che è questo di Germania che molti comuni utilizzano. Secondo voi, vi ha detto, nel latte ci sono rogne, nel pane ci sono rogne, nel vino è sano, i francesi li hanno provati i pesticidi. Questa colonna indica il numero di pesticidi ci sono nei vini francesi e questa è solo una pagina perché per brevità non è niente. Certo che se noi non lo cerchiamo nel proseguo non ci sarà mai niente, ma ci sarà esattamente come là, capite? Allora, Angiolino Mauro è condannato, manda via quelli che non rispettano queste regole. Non se li tiene dentro, perché altrimenti gli rovinano la sua azienda, la sua attività, che invece è in crescita e in espansione in tutto il mondo. Voi vedete che vedete. Questo è il nostro manifesto. Venite nelle nostre colline, chiamate i turisti, guarda che bello spettacolo. E raccontategli che non resta niente al vino, ma non potete raccontare a chiunque, ma non ci crede nessuno. Questo è un topo intelligente che dice al contadino o a chiunque, insomma, anche quando mangerai ti metterai la maschera. Perché se uno si protegge per preparare il proprio cibo, almeno dovrebbe porsi questa domanda. Allora vediamo di raccontare un po' di bugie, che sono quelle che ci stanno sullo studio. Regolamento di polizia rurale non lo commento neanche perché fa ridere due volte, e là ci sono grossi conflitti di interessi. Sindaci o vice sindaci che hanno grossi divieti, e come fai a votare un regolamento che tocca i tuoi interessi? I medici là, questi qua, sono pagati da Zaia, provate a dire a Zaia, è ora di finire la cosa con i pesticidi, fa tumori. Bettacca, ma capito? Quindi non sono il codice di è quello che consiglia quali trattamenti fare. Non può andare contro, avete visto? 17 case farmaceutiche che sponsorizzano, quindi hanno interessi troppo grandi. Quindi è nato il regolamento già morto. Il professor Balduino dell'Università di Padova ha dimostrato che con questi atomizzatori da mais alti 30 cm da terra, le goccioline piccole arrivano a 300 metri. Okay? Immaginate con l'atomizzatore dove va. Non c'è che ci cambiamo in giro, quello che vi ho fatto più facile. Quindi passano nel vigneto di colare e vicino c'è il bambino, un po' disgraziato, che gioca magari nel suo giardino. Questo è chiaro con fotomontaggio, ma se voi camminate da qua e andate verso l'autoviale, ditemi come fate. E qua c'è una maestra che ci fa una domanda strana: è corretto secondo voi che i consiglieri, assessori, sindaci e tecnici che hanno vigneti o attività legate ai vigneti preparino un regolamento e se lo votino? Non sembra una cosa di cosa nostra, della famiglia, eh? Sembra così. Questo Einstein che mi dice: se tu non sai spiegare una cosa semplicemente è perché non l'hai capita. Guardate che c'è da ridere. Allora il regolamento dice, articolo 14, nuovo regolamento, approvato a pieno risolito, raccomandarsi che il contadino non entri nel fondo nei due giorni o un giorno indicato nella scatola del veleno, cioè non entrare per 24-48 ore, bene, non entrare qua, vai tranquillo, sulla strada con respiri bene, la mamma la sera o la mattina, perché non porti il bambino a luna del pomeriggio con una candela, va la mattina o la sera, quando fanno i trattamenti, perché non andate con l'organizzatore a luna del pomeriggio a bruciare le foglie, o con i veleni. L'assurdità, non hanno reso la strada sito sensibile, cioè una cosa da curare. È ridicolo. Quindi la persona può camminare sulla strada, non gli succede niente. Se vai nel vigneto stai male. È una cosa da terzo mondo, non è da un popolo civile. La verità su di cosa sta finendo è qua in rosa. Allora, intanto dicono i tecnici che non c'è deriva. Tu guarda, si rende conto se c'è la deriva, se vado lo guardo, comunque è una foto. Poi questo era un vigneto che c'era di loro, trattato con l'elicottero, vicino c'è una casa, qui c'è una strada, questa è una strada cementata, è l'unico vigneto servito bene, a questi non serve l'elicottero, qua serviva. Allora facendo gli articoli sui giornali, rompendo le palle, l'USNA ha tolto questa autorizzazione. Ma il sindaco di Vidoro, di quando di fronte a un giudice, mi ha detto, sai Luciano che mi stanno facendo fatica, rogne e quelli della USNA, perché dicono che loro comandano più di me. Come i bambini, come visto come far questo, visto dal sceriffo. Capito? L'autorità sanitaria locale e il sindaco chiude anche domani mattina l'attività da fare. Questo è il vecchio gioco, no? Uno non vede, non sente, ma parla, chiaro che tutto va male. Questa è la grande stronzata, state attenti che mi cascate per terra. Io ieri mi sono collegato sul sito Eli Consorzio, potete farlo anche voi. E leggerete, l'Eli Consorzio utilizza rame solfo. Oh, finalmente la verità, no, le bugie che racconta due. Poi qua sopra c'è scritto scheda tecnica, voi digitate, vengono fuori due parole,
Alveo Caffaro, Alveo Zolfo. Io ho digitato Alveo Caffaro, eccolo qua. Leggete male, ma se vi fidate, c'è ossicloruro di rame, 20 grammi su 100. Gli altri 80 coformulanti. Allora le balle le dovete raccontare un po' più piccole, no zolfo e rame, l'80% sono coformulanti, uno ce non fanno niente. Allora, dottoressa Maristella Rubiani, la trovate su internet, scrivete Maristella Rubiani, studio pesticidi, viene fuori. Laboratorio di tossicologia applicata all'Istituto di Sanità dice spesso i coformulanti più pericolosi della sostanza attiva utilizzata. Talvolta in caso di intossicazione, ad esempio, risulta difficile risalire alla vera causa del danno tossicologico. E lì non c'è scritto, ma nello studio lo trovate, che sono talmente furbi che il principio attivo A che io ho usato in questo pesticida, in quest'altro mi diventa coformulante. E quindi è come se non ci fosse. È come se al lupo gli mettessi il mando della pecora, la lana. Resta lupo, capito? Non è? Però ufficialmente non compare. Queste sono le domande. Altra cosa strana. I medici della UNT parlano sempre di morti per tumore. Ma i morti per forza, caro, perché la medicina va avanti. Non ditemi che non conoscete nessuno che gli hanno fatto il bypass sulla, o hanno messo una valvoletta. 100 anni fa crepavi, adesso diventa. Quindi la medicina fa passi da gigante e viviamo per questo. Allora, l'esempio è semplice, 50 donne di Miane hanno un tumore all'ovaio. Bene, scusate, su 50 donne, 25 hanno un tumore all'ovaio. Ve le porto, no? Vi pelate bene, dopo vi vengono i capelli, la vedete con il capellino, non vi vergognate, poi siete guarite. Però quelle 25 donne rovinate di Miane non rientrano sugli studi da USER, non siete mica morte. Non rompete le scale, se morite entrate nello studio. Se vi cava le ovaie, non potete più avere i figli, no. Questa è l'assurdità. Invece i medici, come Toffolo e quelli di Lister, non vedono la morte, ma l'insorgenza dei tumori. Io voglio che mia figlia non gli venga il tumore, non che sopravviva. Quello è ovvio. Allora, sia la Gentilini, che è un oncologa di fama internazionale che lavora con Lister, sia la Bergogi, che è quella del centro per la ricerca sul cancro, la Mazzini di Bologna, affermano le stesse cose, ci hanno anche sulle loro slide, non sono parole di invento. La metà dei cittadini avrà in futuro una diagnosi di tumore per causa di natura ambientale. Quindi di quei bambini dell'asilo che vi do, metà non morti, ma avranno un tumore. Mio papà ce l'ha avuto la prostata, morto, mia moglie gli hanno tolto la tiroide, vive con le pastiglie, ma è viva, anche altro io la figlia. Allora, dovete non credere a quello che dico io sono bugiardo, voi dovete andare su internet e scrivere pubmed.gov. Vi compare questa schermata, poi scrivete bambini in inglese children e pesticidi e poi schiacciate il tasto di ricerca. Io l'ho fatto oggi, pochi ore fa, sono venute fuori 5.367 studi. Allora, l'UCI7 non ne cita una quando fa le conferenze del dottor Moro. 5.366. Cosa vuol dire? Dica, leggete il titolo. Stiamo vedendo che ai bambini fa bene, da aggiungere le parti un po' di mangiare, qualche cosa di foglia. E cosa dice la UD? Questa è una grande bugia che ha scritto sulla tribuna. Sì. I dati evidenziano come non sussista una correlazione positiva tra la coltivazione della vite e la mortalità del tumore. Cioè, non c'è nessuno fra i tumori che si. Allora, mai l'avete già visto, li avete già visti tutti in Spagna, guardate però cosa c'è scritto qua. Questa è la statistica che vi scaricate voi da internet. Aree e regioni d'Europa, anno 6, 23 dicembre 2010, questa è quella che usa il dottor Moro, di questo dottore. Eccolo qua. In relazione a tutte le cause di decesso considerate dallo studio, si sono riscontrati livelli di rischio generalmente più alti per i lavoratori e le lavoratrici nel settore agricolo. Sono quelli più sfortunati. La causa dei suddetti andamenti sono probabilmente anche da ricercare i profondi cambiamenti che negli ultimi decenni hanno mutato il volto dell'agricoltura nei paesi sviluppati, vale a dire l'impiego massiccio e sistematico di sostanze chimiche di sintesi e la meccanizzazione generalizzata. E concludono, pensate, politiche tese a incentivare le pratiche dell'agricoltura biologica potrebbero contribuire a contenere in misura considerevole spese. Questi sono i risultati dello studio e voi avete letto quello che c'era prima nel giornale, che non c'è correlazione. I nostri contadini stanno meglio degli altri. Ditemi se sono cose da scrivere. Questo è la linea, l'ho chiamato Colombo per farvi ridere. L'esame delle urine dell'Usetto, però io li lascio qua, a me non piace di qua, io non faccio il viaggio, per perdere tempo, prendo in giro la gente, io li lascio qua e voi gentilmente li leggete. Allora, campione, chi hanno preso come campione? Esclusi i contadini, neanche un contadino in famiglia, ok? Per capirci. Bene, periodo.
massimo trattamento dei fungicidi, quindi del mancozeb, perché loro cercano quello che produce il mancozeb, dall'11 al 22 giugno sull'indicazione del CONITV. Martedì 5 giugno, quindi il trattamento, compare la parola mancozeb. Trattamento del 5 giugno, stiamo parlando dall'11 al 22. Trattamento successivo del 16, provate a trovare la parola mancozeb se c'è uscito. Non ci sono più. Allora è chiaro che tu cerchi il mancozeb quando lo uso. Fino al 5 sì, poi è sparito. E poi basta che leggiate qua e vedete tutto. Poi vi volete dire il codice di appunto, li potete scaricare dal sito del Comune di Pagliovento, e le conclusioni di questo studio che vi lascio, perché è curioso se le può leggere, sono da ridere. Allora, la prima conclusione dice questo: influiscono in modo statisticamente significativo dei livelli di ETU, cioè di quello che produce il mancozeb, degli adulti e dei loro figli, trattamenti con prodotti fitosanitari di proprio orto. Quindi dice, non è da ridere. Sei tu talmente buona da usare il mancozeb nell'orto. Ma se tu non sei un contadino, fiori, se tu non appartieni a quella categoria, come fai a comprarlo se ci vuole il patentino? Lo capite che ci stanno prendendo in giro? A me non lo vendono. Allora, o lo vendono abusivamente, cosa appunto, oppure vi arriva la deriva degli altri tipi. Ma è assurdo che scrivano questo. Poi due, influisce in modo statisticamente significativo i livelli di ETU negli adulti in assunzione di vino. Vuol dire che il vino li contiene. E poi assunzione di farmaci negli adulti, non conoscete nessun nome che prende il fumo, che prende il sintomo, che prende la cardiaspirina, eccetera. Quindi quei farmaci interagiscono con le sostanze. Noi non veniamo a prendere il giro nessuno, qua sono tutti i trattamenti voi che mi dicete, io vi regalo, sto qua. Perché a noi non piace raccontare cose. Ma non quello. Qua è quello che fanno i grandi, ma comprano 40 ettari di vigneto a 50 centesimi, abbattono giù tutto perché Zai ha dato questa possibilità, poi li rivendono a 30 euro a metro. Voi dite, ma l'hanno fatto con i loro soldi, con i contributi. Questa è la disinformazione, quella mamma vuole bene a quei bambini. Ve lo giuro che hanno fatto il trattamento poche ore prima, perché è vicino a casa mia, ci passo in macchina e li conosco. Hanno trattato da poche ore, ma lei non lo può sapere perché non c'è nessun cartello. Adesso nei cartelli non mettono cosa, con cosa trattano, almeno il comune di Pieve è l'unico che ha approvato il nuovo regolamento, gli altri ancora non hanno fatto niente, quindi non si sa se lo metteranno in cartello, ma se lo mettono non mettono con cosa è trattato, e la bambina deve felice quello che vuole. Poi avete due pesi e due misure, trasporti, sostanze pericolose nel camion, pieno di marchi, di simboli, trasporti quello che vuole l'autorizzatore, nessuno sa cosa c'è e quanto ce n'è. Questi sono i vostri amici, capite? Non è che il WWF ce l'ha sui contadini, siamo tutti nella stessa barca. Dobbiamo avercela su con la Monsanto. Quella bambina dice, non solo uno sperimento scientifico, andate su internet e scrivete agente Orange. Chi di voi ha qualche anno, io ero piccolo, si ricorda che hanno fatto la guerra nel Vietnam. Quelli giovani hanno visto Rambo. Allora, queste sono le macchine che disperdevano l'agente Orange, questo defogliante fatto dalla Monsanto. Tutta la storia, eccetera, gli aerei, questi sono i figli. Voglio vedere donne che mi alzano la mano e dicono lo voglio io, senza braccia, senza gambe. Questo fa il verticida. Ed è il padre, diceva la Gentilini, del glifosato. Capite? Avranno indebolito un po' la molecola perché non deve essere così feroce, ma è della stessa razza, è figlio di quello. E chi lo produce è lo stesso. E vedete cosa hanno in Vietnam su quei bambini che hanno subito quel guidato. Guardate che roba. E adesso, per assurdo, gli americani che ammazzavano i vietnamiti insieme, sono insieme contro la gente Orange, contro la Monsanto per i rimborsi. Vedete com'è strano? Poi credete di comprare il Roundup, come fanno i comuni, lo spargete lungo le strade, mettete i vigneti, così. Dopo ce lo troveremo sempre. Solo in Lombardia hanno fatto uno studio sul glifosato, perché gli altri regioni non l'hanno fatto, e vedete che c'è scritto 68% delle acque hanno trovato il glifosato, e nel 92 il suo metabolita che si chiama AMPA, cioè il fratello del glifosato. Promozione turistica, siate seri, non si possono portare le persone a passeggiare su una camera a gas. Allora, vedete, noi ci prepariamo i livelli così, e poi il turista, Monaco, Logrando, lo potremo correre l'Omega. Questa è una maniera di citare elegante, il turista, io ho degli amici che lavorano su degli aerei turisti, mi hanno detto, ma sai che i tedeschi ci hanno incominciato a chiedere, ma perché volare l'elicottero, ma perché c'è? La gente ha i soldi, con gli stessi soldi che dormite a Vando Bianco, io dormo in Val Gardena, i prezzi sono uguali al campo, se permettete saranno migliori. E questa è la cosa interessantissima, il livello giallo è il veleno, diciamo, l'eco, che normalmente ha una persona sana come me.
Questo è uno dei contadini che hanno studiato il regino, prevedentemente di un ambiente più sano del mio. Quindi il contadino avrebbe meno veleno di me, diciamo, della media. Quando mi fai i trattamenti con l'atomizzatore, gli aumenta un po' lei questo veleno, però è protetto. Quando aumenta mostruosamente, quando fai i lavori nella vigna, cioè senza protezioni. Cioè quando voi andate a passeggiare con i cani. Quindi non è il momento del trattamento che ti protegge con lo scafandro, è quando vai a sfogliare le camere. Questo è uno studio meraviglioso che era proposto appunto in una conferenza che ci è andato le slide a Cernaglia. Agriturismo, anche qua è da ridere, no? Anche se siete serie con i reti oggi, agriturismo della Marca Parmigiana, quella è Siena, è Toscana, dai, no? Almeno essere onesti. Questi sono belli invece, qua dice molto quando viaggio, qua c'è una bella serra dove vi fanno pesci di radici quei voi, qua è pieno di vigneti e la domenica arriviamo a Miami. Se volete voi andate. Questo è lo studio sulla combustione fatto dall'ARPAB, moltiplicate per 10.000 capite, bruciando all'aperto fate da 17 a 7 parti di diossina, facciamo la media 12 parti. Se bruciate in un camino caldario di quelli industriali, una parte. Quindi inquiniamo 12 volte di più bruciando all'aperto. E lo dice l'ARPAB. Va bene, qua lasciamo perdere le polemiche. Cos'è che insegniamo ai nostri figli? Non avrei altro dio di fuori me, quello. E questo mi fa un po' ridere, no? Che siamo grandi, abbiamo fatturato 430 milioni, a Natale avete letto che è cresciuto del 30% la vita. Questo fa il ruggito della pecora, che non fa paura a nessuno. Perché non hanno il coraggio di scrivere no ai biglietti vicino alle scuole, no a prosciugare i fiumi, no a ammazzare i pesci con quelle porcherie che buttano le cantine quando danno le vasche, no a bruciare, silenzio, come i cani, seduto, a terra e resta, sono i tre comandi che vanno vicino. Allora, cosa serve di 420 milioni se la gente si ammazza? Usiamoli per l'agricoltura biologica, allora si tolgono le macchine e si lavora anche noi. Quindi ci può essere potatura manuale, non meccanica con due bracci, ci può essere raccolta del compostaggio, ci possono essere tanti altri indotti che ci sono, biologico che vi ho scritto prima, che ci danno lavoro, perché le fabbriche stanno chiudendo. Mio cugino lavora per il gruppo d'olio, ma detto Luciano, lunedì sono a casa, martedì sono a casa, qualche volta è mercoledì. Vado tutti a qualche ora. E questo tipo di agricoltura non mi dà futuro, io ve lo auguro, ma vi prende per il cuore perché è industriale, non è agricoltura di nicchia, non è quella che vi porta benessere. I pallini non ne parlo neanche, perché ve l'ho già spiegato che fanno male, questi sono i livelli di diossina che salgono, qua è Silvia che mi insegna bene i bambini, siamo perdere. E la soluzione è sempre, questa è la domanda curiosa che vi faccio, no? Se, un secondo solo finisco, un minuto, se un uomo ricco riceve dallo Stato molti soldi per costruirsi una villa, per esempio un cantiniere, pur non avendone bisogno, agli occhi di Dio, se volete agli occhi vostri, è un dato. Chiedete voi. Chi pagherà i danni sono quella coppia alle spigate, cioè i nostri figli. Tonnellate di veleni, contaminazione delle falde, distruzione della biodiversità, deprezzamento degli immobili, le ville sulla zona di strano vendendo, la gente se ne va via, non stanno da tutti quanti. Aumento delle spese mediche, 85% del bilancio regionale sanità, peggioramento della qualità della vita, per impedire a vice tenere i bambini in gabbia. Allora, i vostri nemici non è il WWF, questi sono i nemici, la Confagricoltura, la Coldiretti, la CIA, la vendemmia delle bugie, qua stanno esaltando quello studio che avete visto, che studio è, c'è che è manco se qua non c'è. E la Coldiretti ha fatto causa contro il sindaco di Malosco, l'unico che ha avuto il coraggio di togliere i pesticidi tossici, molto tossici, nocivi da tutto il territorio, che bravo, hanno minacciato i sindaci del DOCG di non proibire l'uso dei tossici. E minacciato la giunta di Follina di non vietare il disboscamento, cioè anziché essere per difendere i contadini e farli diventare più ricchi, li mettono alla fame. Ma lui indica due soluzioni: tutte quelle che ho detto io sono stronzate, quello che ha detto il dottor Toff non c'entra niente, tutti gli scienziati si sbagliano. Bene, sono contento, più contento di me non c'è nessuno. Seconda soluzione: non si sono sbagliati, i vostri figli pagano il prezzo di questi errori e non ne hanno colpa. Questa è la mamma che ha morto il figlio. Ma tiene, per leucemia tiene lo stesso la cameretta, vedete, sempre pulita, perché per lei è come se ci fosse sempre. Voi da che parte state? Volete fare come Homer là, Simpson, di restare a guardare e dormire, o volete cominciare a tirarci le mani? Non è il WWF che ha i problemi, insieme si possono risolvere. Ecco, una serie di considerazioni che confermano quella linea che noi vogliamo prendere e che chi fa le regole
e come sindaci ha un potere di ordinanza potentissimo. Infatti la Costituzione li delega a tutelare la salute degli abitanti, e questo è il grosso diciamo, privilegio e anche responsabilità che i nostri istituzionali hanno. Quello che sta succedendo è perché non c'è abbastanza coscienza in questa direzione. Non si deve sostanzialmente inquinare permanentemente il territorio, perché noi lo stiamo facendo, perché il percolamento dura centinaia d'anni. Noi adesso nelle falde alte troviamo i pesticidi in grandissime quantità, abbiamo visto il 35% è addirittura fuori legge, ma un po' alla volta, anno dietro anno, questi pesticidi scendono e vanno anche nelle falde profonde da cui si pesca l'acqua, quindi il problema è veramente impressionante. Ecco, io vorrei chiudere qui, però non vedo questo pesto. Ok. Allora. Adesso. Ok, allora. Ecco, adesso c'è Carlotto Gilberto che presenta un'analisi comparata del problema dei pesticidi e soprattutto della tendenza a declassificare i pesticidi per poterli vendere e utilizzare dappertutto, e soprattutto dimostra la scorrettezza del nuovo regolamento di polizia rurale, che dice di fare tanto, in effetti attraverso le deroghe può fare esattamente quello che faceva prima. Buonasera a tutti. Questa presentazione vuole essere un'evidenza delle novità e delle contraddizioni che le leggi locali e nazionali stanno producendo. Le contraddizioni alla base di questo regolamento di polizia rurale sono colpite anche da tre belle novità che vi presenterò. E vi presenterò anche l'elenco delle uniche certezze a cui i cittadini possono riferirsi per la tutela della loro salute e dell'ambiente. Infine c'è anche l'incertezza sulla determinazione di prodotti fitosanitari a basso rischio che sono citati nel regolamento come obbligo di utilizzo al posto di quelli che hanno una classe di rischio superiore. Infine c'è la confusione in atto sull'assegnazione delle classi di rischio ai prodotti fitosanitari, e la dimostrerò con i documenti estratti dal database del Ministero della Salute e con delle tabelle che ho preparato ricavando i dati dalle schede di sicurezza di tutte queste delle aziende chimiche produttrici. Questo primo slide vuole far vedere le leggi che lo Stato italiano ha preparato. A dicembre del 2013 i tecnici del Ministero dell'Ambiente e della Salute e dell'Istituto Superiore di Sanità hanno finito di definire il nuovo piano di azione nazionale per l'uso sostenibile di prodotti fitosanitari, che è esattamente l'articolo 6 del decreto legislativo numero 150 del 2012. E a questa poderosa iniziativa del governo hanno risposto i nostri timidi sindaci, barcamenandosi tra novità e contraddizioni, facendo il nuovo topolino, il regolamento di polizia rurale. I cittadini l'hanno già sperimentato e non sanno come difendersi, invece le armi ci sono. L'Europa ci ha presentato e ha fatto trasformare in legge il principio di precauzione, e bisogna impararlo bene, perché questo è quello che potrà salvarci, perché l'ha già fatto col comune di Marosco. Il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario, bisogna leggerlo perché è ben scritto in questa sentenza,
che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali. Quindi non è richiesta la certezza che questi rischi esistono documentati dalla scienza. Alcuni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici. C'è una legge europea recepita nella normativa italiana che mette finalmente la salute davanti agli interessi economici, cosa che fino adesso invece era esattamente il contrario. Questo principio di precauzione è stato confermato da una sentenza del TAR del Trentino, da una sentenza del Consiglio di Stato, e quindi anche non fosse stato recepito da nessuna legge, è diventato legge. In più è recepito nella nostra legge 150 ed è l'articolo 174 del Trattato dell'Unione Europea, che è ancora perfino più esplicito, perché dice che la comunità è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione in via prioritaria alla fonte dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio che inquina paga. Cioè, cose veramente eccezionali che noi in Italia non siamo abituati a vedere. Praticamente noi il principio di correzione in via prioritaria alla fonte dei danni lo facciamo quando i danni sono già successi. E il principio di chi inquina paga da noi è interpretato che chi inquina fa i soldi e chi paga sono i cittadini. Il terzo argomento che salva sempre in arrivo dall'Europa i cittadini è la definizione di gruppi vulnerabili, cosa che i nostri sindaci non hanno ancora capito e non riesco a immaginare cosa abbiano contro questa definizione. Le persone che necessitano di un'attenzione particolare nel quadro della valutazione degli effetti acuti o cronici dei prodotti fitosanitari sulla salute. Tale categoria comprende le donne incinte in allattamento, i nascituri, i neonati, i bambini, gli anziani, i lavoratori e i residenti fortemente esposti ai pesticidi sul lungo periodo. Nei nostri 15 comuni penso che abbiano compreso il 90% degli abitanti. Ed ora incominciamo a vedere alcune considerazioni sul nuovo regolamento di polizia rurale approvato a Pieve di Soligo e forse in un altro due o tre comuni, e il nuovo piano per l'uso sostenibile dei prodotti. Il nuovo regolamento ha esattamente tre belle novità. Primo, da quest'anno si applica a tutto l'agricoltura del comune, non fa più distinzione, perché prima era solo diretto alla coltura della vite, adesso su tutta l'agricoltura. E quindi hanno proprio fatto una dichiarazione proprio come fosse di principio: sono tenute al rispetto delle prescrizioni del presente regolamento tutte le aziende agricole, aziende familiari o altri soggetti con produzioni sia da reddito che da autoconsumo. Quindi stiamo leggendo qui. La seconda novità è l'articolo 9, il comma 1. Hanno recepito in modo particolarmente delicato il principio di precauzione, accennandolo in modo generale. Poi hanno proseguito, e io ho saltato tutte queste parole, ma potete leggerle tranquillamente, non dicono niente di più, fanno solo un po' di confusione. E terminano con questa bella frase: è obbligatorio l'utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio. Punto, e non specificano più niente. La terza novità è l'articolo 9,2, dove dice esattamente che è vietato l'uso di prodotti fitosanitari ad attività erbicida classificati T più molto tossico, T tossico e nocivo, con però il nocivo, ecco, queste frasi di rischio sono relative solo al nocivo. E quindi queste frasi di rischio hanno effetti cronici sull'uomo, quello che diceva prima il dottor Toffol,
e hanno inserito queste sigle che a un cittadino che legge non diranno assolutamente nulla. Il piano invece esordisce subito citando i gruppi vulnerabili, quindi si riferisce alla salvaguardia di un ben preciso gruppo di popolazione e incomincia a identificare, come previsto già nella legge, alcuni dei luoghi in cui si muovono questi gruppi vulnerabili. La tendenza quindi è, salvando i gruppi vulnerabili, proteggo anche i siti sensibili in cui i gruppi si muovono. E qui incominciano a dire che è vietato l'utilizzo a distanza inferiore di 30 metri dalle predette aree, cita anche qui delle frasi di rischio, anzi delle frasi, delle sigle delle frasi di rischio senza specificarle, quindi i cittadini restano un po' nel dubbio, chissà cosa vorranno mai dire. Passando avanti, vediamo che il regolamento di polizia rurale, dopo aver fatto quei tre magnifici salti nel futuro, fa una poderosa capriola all'indietro e dice: per situazioni straordinarie legate a particolari meteo climatiche, conseguenze, forte pressione e più che più ne ha più ne metta, riammette l'utilizzo solo per i prodotti nocivi con queste frasi di rischio che noi non sappiamo ancora cosa significano. Quindi all'articolo 2 li proibisce, all'articolo 3 con questa bellissima scusa che in Italia noi siamo abituati da decenni a sapere che ogni anno, magari ogni mese, abbiamo il nostro cataclisma climatico, o piove, o fa secco, o gela, o fa qualcosa che ci impedisce di andare via regolarmente. Abbiamo superato il problema con una bella deroga, siamo specialisti in deroghe in Italia, su questo non possiamo dubitare. Il regolamento poi continua con alcune affermazioni su questa deroga, che la dà in gestione naturalmente al consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene, e qui sorge un dubbio, perché dice: ma dobbiamo proteggere tutta l'agricoltura, non solo i vigneti, perché c'entra di nuovo il consorzio. Non so se la Coldiretti partecipa, qui dirà solo che dovrebbero partecipare tutti. In ogni caso vanno avanti per la scelta delle sostanze attive per la difesa biologica e integrata. Sbagliato, perché la difesa integrata non è regolamentata da nulla, da nessuna legge, mentre la difesa biologica è regolamentata da una normativa europea, della vite. Come della vite? Stavamo parlando dell'agricoltura, siamo ritornati sulla vite. Quindi qui questa paginetta penso che il regolamento lo dovrebbe chiarire, che effettivamente difendiamo la vite o difendiamo l'agricoltura. Ritornando all'articolo 2 che diceva che si applica a tutta l'agricoltura, qui si parla di difesa della vite. In realtà il PAN parte subito con una bella filippica dicendo che sono da privilegiare misure di controllo biologico, trattamenti con prodotti a basso rischio come definiti da un regolamento e non come era previsto qui solo a basso rischio, e in più con prodotti contenenti sostanze attive ammesse in agricoltura biologica, di cui l'allegato e c'è tutto. Ma dato che questo l'hanno fatto dei tecnici del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità, vogliono pararsi le spalle che non scappi qualcosa. E allora dice: in ogni caso, comunque, escluso l'utilizzo di prodotti classificati tossici e molto tossici, e qui rientrano come previsto dal regolamento nostro, o che riportano in etichetta le seguenti frasi di rischio. E qui vedete che le sigle sono decisamente aumentate rispetto a quelle pochine che hanno segnato nel nostro regolamento. Come se non bastasse, vogliono essere sicuri che non vengano utilizzati o che scappi qualcosa, hanno ancora aggiunto: tali prodotti non devono comunque contenere sostanze classificate in mutageni, cancerogene, tossico per la riproduzione e lo sviluppo embriofetale sensibilizzanti, in sensi del nuovo regolamento in applicazione sulla classificazione delle etichettature delle sostanze
che si usa in agricoltura. Quindi questo è, questa non è una capriola, è un balzo in avanti. Cioè, davanti a questa descrizione qui, il nostro regolamento fa la figura del libro di prima elementare, e questo è un libro universitario, ma comprensibile a tutti. Andando avanti, il piano prevede per l'utilizzo dei l'utilizzo degli erbicidi, descrive un momentino questa situazione degli erbicidi e poi dice: in particolare sono previste le seguenti misure. I trattamenti diserbanti sono vietati e sostituiti con metodi alternativi nelle zone frequentate dalla popolazione e da gruppi vulnerabili indicate al precedente paragrafo. E dato che sono dei tecnici, si premoniscono, dice: in caso di deroga sanno benissimo che i nostri sindaci sono i maestri della deroga, quindi dicono: non si può ricorrere comunque all'uso di prodotti fitosanitari che riportano in etichetta tutta questa bella serie di sigle. Vogliono essere ancora più garantiti e ripetono che questi prodotti in ogni caso non devono contenere sostanze classificate mutagene, cancerogene, tossiche, come avevano previsto per i fitosanitari. Il nostro regolamento, dato che non era molto chiaro quando lo stavo leggendo, ho interpellato l'ufficio ambiente del comune di Pieve, che mi ha mandato questo chiarimento. Quindi per Pieve sono proibiti tossici e molto tossici sempre, mentre i nocivi sono vietati solo quelli in presenza di fasi di rischio con effetto cronico sull'uomo. Adesso andiamo a vedere quali sono questi effetti cronici. Allora, la maggior parte di queste sigle sono sono tutte quelle previste dal PAM e alcune sono quelle indicate nel nostro regolamento. Dall'R20 all'R28 sono effetti acuti, quindi vanno da un nocivo tossico e molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione. Dall'R36 all'R38 sono irritanti per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. Dall'R40 in poi sono quelli che producono effetti cronici sull'uomo. Quindi, in un regolamento che cita una serie così numerosa di sigle, era giusto che i cittadini sapessero cosa significano queste sigle. Cioè, non è un divertimento leggere R20, 30 o 40, ma si nascondono dei significati che non sono per niente simpatici: possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti, rischio di gravi lesioni oculari, può provocare sensibilizzazione per inalazione o per contatto con la pelle, può provocare cancro, pericoli di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata. E questo è nelle nostre zone, sono tutti i cittadini che subiscono queste iniziative. Può danneggiare i bambini non ancora nati, qui ci ritroviamo con quanto ha detto il pediatra prima, nati, possibili rischio per bambini allattati al seno ed infine possibilità di effetti irreversibili. E noi, il nostro regolamento dall'R40 in poi ce li consente tutti in caso di deroga. Ora vediamo come l'obbligo di utilizzare fitosanitari a basso rischio si scontri con la realtà della documentazione ufficiale. Le classi di rischio sono decise dalle aziende chimiche produttrici e dal Ministero della Salute. Accade sovente, e questo bisogna leggere le schede di sicurezza, che principi attivi classificati TPU, quindi molto tossici, tossici e nocivi, si ritrovino come coformulanti o principi attivi veri e propri dentro dei fitosanitari che il Ministero classifica come non classificabile o solo tossico e nocivo per l'ambiente o irritante per l'uomo. Un'ultima
considerazione, prima di partire e vederli, gli studi di tossicità sono riferiti al singolo principio attivo, mentre non ci sono studi sul cocktail micidiale di più principi attivi e coformulanti che siano segreti o no. Il clorpirifos etile metile, dalle etichette, risulta che sono tossici per le api, gli insetti, animali domestici e bestiame. Il clorpirifos metile più quello etile nel 2012 nell'area dell'Ursette ha avuto 3.700 kg di prodotto venduto, quindi immagino che sia stato anche distribuito. Queste sono i guai che provoca sulla salute umana. È considerato, classificato tossico per la salute umana e per l'ambiente, è un inibitore della colinesterasi, quelle due schede che ho fatto vedere il pediatra precedentemente, che crea quell'interruzione di collegamenti tra le cellule nervose e i muscoli e via dicendo. È un possibile neurotossico, sensibilizzante per la pelle, sospetto di intossicazione del sistema cardiovascolare e del sangue, altamente tossico per l'ingestione. Alcuni studi, e qui ci rilasciamo a quanto ha già detto il dottor Toffol, indicano un collegamento tra il metabolita in cui si trasforma il clorpirifos, quindi sappiamo che non sparisce una volta distribuito, e la difficoltà di apprendimento dei ragazzi. Il clorpirifos etile segue più o meno la stessa strada, ma è leggermente più cattivo. E anche lui è tossico per la salute e per l'ambiente, ha effetti sulla riproduzione e lo sviluppo del feto, è un inibitore della colinesterasi, sensibilizzante per la pelle, neurotossico, possibile interferente endocrino, altamente tossico per ingestione. E anche questo, alcuni studi lo indicano che crea un collegamento tra il metabolita e la difficoltà di apprendimento dei ragazzi. Ecco, questa tabella è un riassunto di una serie di prodotti fitosanitari. Questi è il nome commerciale, questo è il principio attivo clorpirifos ricavato dalle schede di sicurezza autogestite dalle aziende chimiche, questa è la classe di rischio che ha assegnato il Ministero della Salute. Andiamo da solamente tossico e nocivo per l'ambiente a nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente. Capite benissimo che è un prodotto come principio attivo classificato tossico per l'uomo, per l'ambiente. In questa classificazione non compare mai. Però diciamo che un agricoltore che vuole rispettare cosa prevede il regolamento, usare i prodotti fitosanitari con una classe di rischio inferiore, dice: ma qui sono a posto. Uso solo questi che sono solo nocivi per l'ambiente, ma non è mica tanto bello, perché l'ambiente alla fin fine siamo noi, più impegniamo l'ambiente e noi sicuramente non staremo meglio, ma però dal punto di vista legale è perfetto. Uso solo questi prodotti e non uso quelli irritanti e nocivi per l'uomo, però il principio attivo non cambia. In ogni caso, qui troviamo come secondo principio attivo la deltametrina, che anch'essa è un tossico per l'uomo e per l'ambiente. Quindi sommando due tossici mi viene, secondo il Ministero della Salute, via tossico rimane solo il danno ambientale. Quindi lascia qualche pensiero strano questo strano modo di gestire la classificazione. Ora voglio farvi vedere, questo è un estratto di una scheda di sicurezza. L'azienda è Cheminova, il prodotto è il Siren 44. Quando denuncia i componenti dice clorpirifos contenuto 45% inteso e tossico come indicazione. Un altro componente, 51% inteso, è potenzialmente cancerogeno, il famoso R40. Un altro prodotto, 5%, anch'esso cancerogeno, e
E allora dice, vado, quando vado nella pagina successiva trovo la classificazione. In questo caso mi dice che è nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente. Nella pagina successiva, applicando la nuova etichettatura prevista da questo regolamento europeo, il nocivo per l'uomo mi diventa il teschietto tossico per l'uomo, pericoloso per tutto quello che ne consegue e tossico per l'ambiente. E qui ci sono le descrizioni: tossico se ingerito, nocivo se inalato, provoca grave irritazione oculare, sospetto di provocare il cancro, e avanti che andiamo bene. Questa è la scheda di un prodotto simile, 44EC, però datata anno 2005. Il produttore sempre che Minova, il prodotto è sempre Clorpirifos. In questo caso ha avuto un lampo di genio e a dire che il Clorpirifos è un veleno pericoloso inibitore della colinesterasi, e qui spiega altre cose sul pericolo di questo inibitore, come ha detto prima il dottore, e noi lo continuiamo a dare nella nostra agricoltura. Come non bastasse, io ho fatto una composizione, questa è una scheda del database del Ministero della Salute dove descrive questo prodotto Pirines ME, lo classifica pericoloso per l'ambiente e irritante per l'uomo. Il principio attivo è il clorpirifos, che sappiamo che è tossico per l'uomo e per l'ambiente. Vado a vedermi l'etichetta, questa è l'etichetta che accompagna ogni confezione del prodotto venduto, leggendo nelle righe piccole e le ho ingrandite scrivendole qua, rischi di nocività, il prodotto è nocivo per insetti utili, e io ho scritto tra parentesi api, animali domestici, bestiame, e l'uomo no. In più quest'ultima riga dice non immettere bestiame al pascolo prima che siano trascorsi 60 giorni dall'ultimo trattamento. Capite benissimo che noi questa roba qui non possiamo neanche lontanamente immaginare un prodotto che rimane attivo per 60 giorni, con la gente che magari passeggia in mezzo per i vigneti o quei campi che siano, o che il prodotto ha invaso con la deriva a giardini o orti della gente, praticamente ha inibito l'utilizzo reale soggetto alla deriva per 60 giorni, ma nessuno lo sapeva. Bisogna andare a leggerlo nell'etichetta, nella scheda di sicurezza non è riportata questa informazione. L'ultima del Clorpirifos, questo è un altro prodotto, scheda di sicurezza, cioè scheda di sicurezza, scheda del database del Ministero, lo classifica solo pericoloso per l'ambiente. Il prodotto è il Clorpirifos e la Deltametrina, due prodotti tossici per l'uomo e per l'ambiente. L'etichetta che accompagna la confezione che si compra dice ancora che è pericoloso solo per l'ambiente. Vado a leggermi la solita righetta che ho cerchiato per far vedere che esiste: il prodotto è nocivo per insetti utili, api, animali domestici, bestiame, e l'uomo no, fa solo male all'ambiente. L'uomo, per il Ministero della Salute, può vivere tranquillamente in mezzo al Clorpirifos. Adesso parliamo del Mancozeb. Il Mancozeb, 66.000 kg venduti nell'area dell'Ursete nel 2012, questo dati del progetto FAS. Sigma Oldrich è un produttore di principi attivi di fitosanitari e lo classifica nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente. L'università inglese di Hertfordshire lo classifica anche nocivo per l'uomo e per l'ambiente. In più, l'università ha lavorato con un finanziamento della comunità europea per creare il più ricco database di principi attivi che ho trovato su internet. C'è un buon 80% di tutti i principi attivi che vengono usati in agricoltura. Ma non si è limitato a questo, è andato a cercare anche gli organi umani colpiti da questi principi attivi. Il Mancozeb è uno di quelli che si comporta benino,
è carcinogeno, possibile mutageno, possibile distruttore endocrino, ha effetti sulla riproduzione e lo sviluppo del feto e in più anche sulla respirazione e via dicendo. Hanno rilevato che può causare l'ipertrofia delle ovaie e un possibile intossicante della tiroide, e questo spiega il proliferare dei casi di tiroide nella nostra zona. Ha effetti sulla riproduzione, in più è dannoso per l'ambiente. Quindi, e queste sono la famosa R63 che abbiamo visto che la legge dello Stato lo proibisce, e i nostri sindaci gentilmente ce lo offrono ancora, in via eccezionale, ma solo in deroga. Questa è una tabella che ho fatto io raggruppando dei prodotti che usano il Mancozeb. Anche in questo caso, questo è il nome commerciale, questo è il principio attivo e questa è la classificazione che il Ministero della Salute ha dato sinora a questi prodotti che hanno il Mancozeb incorporato. L'agricoltore coscienzioso dice: io non uso quelli classificati nocivi, userò solo quelli irritanti, vado a vederli e c'ho il mio bel Mancozeb in quantità industriali come quelli classificati nocivi per l'uomo e per l'ambiente. Una curiosità, questa è una scheda del database del Ministero della Salute. Vedete subito che ha questa casella della classe di rischio vuota, questa casella dell'etichetta vuota. Chi va su questo a indagare su questo prodotto nel database del Ministero non sa assolutamente cosa sia. Se vai su internet, se sei fortunato, riesci a trovare la scheda di sicurezza del produttore. L'ho trovata, in questo caso il produttore gli ha assegnato la classe di rischio nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente. Però il Ministero ancora tutt'oggi, l'ho scaricata il 6 di febbraio, è ancora tutt'oggi sprovveduto di indicazioni. Il fluazinam è un principio attivo tossico, indicato qua sempre dagli studi dell'università inglese, è un possibile carcinogeno, distruttore endocrino, ha effetti sulla riproduzione, è classificato tossico. Il Chemical Book è il cartello delle aziende cinesi che vendono i prodotti fitosanitari e i principi attivi in Occidente. Anche loro producono le schede di sicurezza se vogliono vendere questi prodotti e lo classificano tossico per l'uomo e per l'ambiente. Una frase è anche nociva per l'uomo, F vuol dire altamente infiammabile. Questa è una pagina del database del Ministero della Salute dove ha il fluazinam come principio attivo, più o meno sono tutti sulla stessa quantità. Questa è la classe di pericolo assegnata dal Ministero della Salute. Ha un solo prodotto indicato tossico per l'uomo e per l'ambiente, un solo prodotto indicato nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente, tutti gli altri sono indicati irritanti per l'uomo. Quindi il contadino coscienzioso, l'agricoltore volenteroso, in questo caso dice: io uso solo quelli irritanti. In realtà mi distribuisce la stessa quantità di veleno previsto per quelli tossici. Un'altra curiosità, queste sono due etichette ministeriali scaricate dal sito del Ministero della Salute. Questo prodotto che ha il 40% di fluazinam e questo prodotto che ha il 40% di fluazinam, classificato irritante per l'uomo e pericoloso per l'ambiente, qui invece gli hanno messo sul bel teschietto tossico per l'uomo e pericoloso per l'ambiente. Non sappiamo più che credere. Il Metiram, 22.000 kg venduti nell'area dell'Ursette nel 2012, nocivo per l'uomo e altamente infiammabile. Questa è la solita pagina
del database del ministero, dove io ho due belle freccette nere che me lo indica solo pericoloso per l'ambiente. Tre frecce, quattro frecce rosse che mi dicono che è nocivo per l'uomo, per le tossiche per l'ambiente, e altre due freccette che mi dicono che sono irritanti. Quindi il contadino qui ha la scelta per distribuire la stessa quantità di veleni, però classificati solo irritanti. Questa qui è una scheda dell'Unione dei pesticidi, del database dell'Unione Europea. E il cimoxanil è un principio attivo usato in 1250 kg venduti nel 2012 nell'area dell'U7, nocivo per l'uomo e tossico per l'ambiente, anche l'università lo considera così. Andiamo a vedere, questo è il nome commerciale, questa è la classificazione del Ministero della Salute. Anche in questo caso il nostro agricoltore ha ampie possibilità di utilizzare prodotti considerati solo irritanti, in realtà distribuisce la stessa quantità di veleno di quelli considerati nocivi per l'uomo. Ora, visti gli esempi, è molto incerto il significato di fitosanitario a basso rischio. Invece il PAM privilegia la difesa certificata CE e noi dobbiamo tendere a questa. Quindi per chi volesse essere aggiornato può visitare il nostro sito, scaricare tutti i file che noi mettiamo a disposizione, se lascia l'email verrà informato direttamente. E ho finito. Ecco, il riassunto di questa presentazione cos'è? È quello che dicevamo all'inizio: se si parla di lotta integrata o difesa integrata, c'è una estrema incertezza nel scegliere qualsiasi prodotto. In sostanza, si tende a declassificare, come è stato fatto nel nostro regolamento di polizia rurale, e dire: guardate, se prendete questo è solo irritante sempre. Però se si va ad analizzare le schede di rischio e gli studi che sono stati fatti a fronte di quel principio attivo, si vedono classificazioni di tutti gli altri tipi. Allora qual è la proposta? È semplice, poi chiudo e apro alle domande. È semplice: questi prodotti che sono principi attivi costruiti a tavolino per uccidere la vita devono essere eliminati. Non c'è alternativa, perché la deriva è incontrollabile, la scelta è impossibile perché i coformulanti sono... Adesso è stata fatta un'interrogazione parlamentare per accedere alla segretezza dei coformulanti, avete visto che nell'elicottero l'80% è coformulante del segreto, anche se butta via un po' di rame, ecco. Quindi devono essere tolti, si deve andare sul discorso del processo biologico che ha le specifiche precise di lavoro, cioè vieta l'utilizzo dei principi attivi complessi della chimica complessa. Questo è il discorso che bisogna fare. Perché? E chiudo, e poi do la parola. Il problema della sanità ormai sta mettendo fuori bilancio tutte le regioni italiane, è già l'85% del bilancio complessivo del corso sanitario, e queste malattie croniche che questi principi attivi stanno producendo, l'abbiamo dimostrato questa sera, va bene, sta crescendo continuamente, quindi aumentano i ticket, aumentano i debiti, aumentano i project financing, cioè quei progetti che diluiscono nelle prossime generazioni i costi delle costruzioni degli ospedali e di tutte le altre opere sanitarie. Quindi il problema è quello di fare un'azione di prevenzione primaria, cioè evitare le cause che producono questi problemi, per salvare il territorio, la salute, la vita e la biodiversità. Ecco, con questo chiudo e do la parola alle persone e al pubblico. Prego. Posso parlare anche senza microfono? Prego. Volevo chiedere al professor Bruno, che parlava appunto della diossina, no? Io so che negli anni 70 era scoppiata la fabbrica di Segeso, era un'industria chimica.
per cui si parlava dell'ambiente era inquinato, era inquinato. Non capisco il collegamento con i tralci sicuramente hanno della diossina perché ci sono degli elementi chimici dentro, ma nel caso in cui si bruciasse la legna, in questo caso tutti quanti a casa abbiamo anche la stufa, vedere se da lì è fuori diossina. Perché le spiego una cosa, io sono stato alla fiera di Longarone, ho chiesto appunto alla forestale, perché li vedevo lì, per quanto riguarda l'incendio, eccetera, no? E mi diceva, tu puoi bruciare, perché non inquina, purché tu stia a 100 metri dalle abitazioni. Per cui in quel caso non si parlava di pericolo, si parlava bensì di fumo che poteva dar fastidio, oppure ecco, un'altra cosa peggiore è l'incendio, perché se tu bruci nel bosco e se la giornata è propizia vai a incendiare anche il bosco, magari se c'è un po' di vento, quello era il pericolo, ma non si parlava di diossina, di elementi inquinanti e nocivi per la salute. Ok. Da quello che so io di fisica, la diossina nasce dalla combustione di composti clorati insieme con la lignina. Quindi lignina può essere anche carica e composti clorati può essere anche PVC, poi di cloruro formano la diossina. Infatti, diceva una giornalista, posso anche dire di RNV, quando fu fuoco la Delonghi a Padova, un comandante di Vigili del Fuoco ha rilasciato un'intervista dicendo guardate che anche un bambino dell'asilo sa che plastica e carta fa diossina, l'hanno trasferito. L'altro, bruciare legna normale può essere il PM10, anche quello ha detto nel Bellunese, bruci lavoro, vuole sfuggire legna, ma quello è. C'è anche la nuova circolazione, però non diossina, diossina è da composti clorati insieme con lignina. Poi c'è un'altra cosa. La legge proibisce qualunque accensione. Ma adesso a Milano in particolar modo, noi non siamo qui avanzati, non abbiamo ancora tutto in casa, diciamo un trattamento a pellets, eccetera. Perché anche lì c'è un discorso, se passa per Follina vede vendersi pellets garantito. Garantito cosa? Austriaco dico, sembra quasi che se non è austriaco è roba diciamo inquinante, no? Appunto perché oppure roba tedesca. Anche lì sono i pellets che è fatto per compressione dei consumi, no? Dei residui delle fabbriche, e dentro sappiamo che la formula formica, ci sono colle, eccetera, per cui credo che quello lì sarà inquinante, certamente non lo è i carti, il cartino che abbiamo qua, è fatto, eccetera, che andiamo comunemente a casa della stufa. Ma nella foto io non stavo parlando dei carti, non stavo parlando dei tracci di vite, dentro. Non degli altri dei miei. Allora vuol dire che se uno brucia, ho capito, questo volevo chiedere, no. Se uno brucia e diciamo quando fa la legna, no? Brucia la madre che vengono gli altri. Proibito bruciare. C'è una legge nazionale che lo proibisce. La 152 del 2006. Proibisce il 2006. Io in caso si decompongono, capisci? Cioè creano sempre, portando sempre questa abitudine, questa comunità. Allora, non può scegliere la scelta di cammino a casa della stufa in realtà. No, è diverso. Lo fuochi all'aperto, parlo di fuochi all'aperto. Sono proibiti. Quando fanno il panedino c'è la famosa deroga dei sindaci che non consente di fare il panedino, se no è contro la legge, non si può bruciare l'aperto. L'hanno fatta, l'hanno fatta a Roma recependo delle normative europee e quindi sempre per l'inquinamento. La Regione Veneto ha sposato questa causa, ha fatto una sua legge per il contenimento e delle polveri sottili e poi è mezzo più di fuoco. Vorrei dire che in un imminente futuro si vedranno No, no, ma non stiamo a discutere di quello che piace a noi. Cioè in questo momento è così, poi che brucino è un altro discorso, vanno contro una legge, nessuno li persegue in questo momento. Però la legge prevede quello, quindi la legge si può infrangere, è regolare, non è in Italia. Se non c'è la deroga si infrange la legge. No, vabbè, quello che l'osservazione che ha fatto è pertinente, è giusta, nel senso che, come diceva il dottor Andriol, il problema delle polveri sottili, quindi dai il microfono.
in infrazione europea, mi sembra che la regione Veneto già legge molto documentato su questo, perché in 30 giorni di gennaio già scordiamo 30 volte e quindi siamo già, abbiamo già superato quello che è. Il problema, mi sembra che ne parlassero anche oggi, ai telegiornali, il problema del fumo, della bruciatura pedalina, contribuisce all'inquinamento atmosferico, quindi tutta, se una volta l'aria era più buona di adesso e c'era meno consapevolezza e c'era più miseria, se bruciava la legna non si sapeva. Adesso siamo in una zona dove abbiamo l'aria delle zone più inquinate del mondo e purtroppo ci saranno restrizioni nella circolazione delle auto, restrizioni nella bruciatura della legna, ci saranno restrizioni in tutto quello che contribuirà all'inquinamento, contribuisce all'inquinamento dell'aria, okay. Del Pacifico. Però ci sono foto di cane, vediamo se ci sono altre persone. Fanno, ti metto subito, c'è una foto che si vedono qui le montagne fuggite. Ma sa quanta legna bruciavano allora? Cioè non riusciva a crescere l'albero, la bruciavano per un mese, perché non c'erano altri sistemi, addirittura non c'era né petrolio né niente, quindi legna a godò, che aveva un bosco a ricco. Evidentemente non erano 3 milioni come adesso. Non c'era molto meno marzo. Cioè l'inquinamento di adesso non, c'è, non è mai esistito perché ci sono le somme degli inquinamenti. Comunque la regola prima è non si può bruciare i rifiuti dell'agricoltura industriale, perché questa è agricoltura industriale, quindi con tutte le responsabilità che i processi industriali devono avere, perché? Perché i pesticidi sono idrocarburi clorurati, va bene? E vengono bruciati con la lignina, con sostanze organiche che creano diossine in grandissima quantità. Anzi, dirò di più, che qui ancora non è stata mai fatta un'indagine sulla realtà delle diossine nel nostro territorio. Non è mai stata, penso che ne scopriremo delle belle, perché una cosa che manca nella nostra come si può dire, organizzazione sanitaria è il sistema dei controlli e della prevenzione. Sì, ma allora perché non date qualche indirizzo o qualche numero telefonico per poter intervenire? Quando io vedo un fuoco giù per la montagna, stendo gli uccelli, perché non mi date un numero telefonico o qualche indirizzo? Perché c'è il sindaco che è responsabile della salute pubblica, lei deve andare in comune, chiedere se c'è un sindaco, perché tante volte sembra che oggi sia, e dice, signor sindaco, guarda che li stanno bruciando, è illegale, basta, e a questo punto lui dovrebbe intervenire, e c'è la forza di essere. Ecco i nostri referenti dove sono, e dove sono i referenti dei cittadini, è che vanno poco i cittadini a protestare dei sindaci, e questo è il problema. Noi per fare questa assemblea è laborioso, cioè cerchiamo di informare il più possibile. C'è un signore da giù. Buonasera, io volevo sapere, perché qua è stato detto che la combustione di qualsiasi materiale legnoso proveniente nuovo o da bosco o anche da coltivazioni come la vite, la combustione può essere autorizzata solo tramite una deroga, ma le motivazioni per cui scatta questa deroga quali sono? Certo, c'è una solamente, si può bruciare all'aperto i rifiuti agricoli solo per problemi sanitari, fitosanitari, e la deroga viene dall'assessorato regionale, adesso non so come si chiami, chiamiamolo sanitario, che la concede per iscritto su richiesta, cioè se c'è un pericolo di epidemia eccetera, allora una certa zona può essere autorizzata. Io ho telefonato a questo assessorato un anno fa, ma ne ha detto che non ne hanno mai data una, perché non si è mai verificato il caso della necessità di bruciare all'aperto per problemi sanitari. Sì, però per esempio per i panerina danno.
da quando mi sono io poi. Paradini è un altro problema, lì è il sindaco che anche lì fa un'azione illegale, quindi noi abbiamo fatto diffide ai 15 sindaci, abbiamo fatto sempre i fuochi all'aperto, da quest'anno per fortuna, forse è uno dei piccoli risultati che siamo riusciti ad avere, da quest'anno si è cominciato a sensibilizzare il livello istituzionale creando tutta una serie di autorizzazioni, di riduzione delle dimensioni eccetera, salvo il presidente della regione che si chiama Zaia mi sembra, no? Che va invece ad accendere i fuochi più grandi, però qui è un problema di sensibilità, si vede che della salute della gente non gliene frega niente. Luciano, un ultimo intervento, prego. Luciano, volevo dare il contributo. No, prego. No, siccome è quello che ha detto il signor Simonetti è molto importante, in quanto è uno degli aspetti. Cosa ha detto? Ripetilo. Che serve un numero di telefono. Ah. È uno degli aspetti basilari per cui il regolamento di polizia rurale non funziona è perché i cittadini non sono nelle condizioni di presentare e di sapere dove rivolgersi. Allora il regolamento dice che si rivolge o la polizia municipale, che non si trova mai, i sindaci dichiarano pubblicamente che non riescono nemmeno loro a gestire la polizia municipale, quindi arriva in ritardo, non c'è, non si trova. Oppure alla Rue 7, però io sfido chiunque a chiamare alla Rue 7 per sapere con chi almeno dovrebbe parlare, per poterlo far intervenire. Oppure alla polizia giudiziaria, io devo ancora capire chi è la polizia giudiziaria. Io ho chiesto nelle osservazioni che fosse indicato un numero di telefono, cioè che venga pubblicato un numero di telefono con un operatore che poi deciderà come smistare per ricevere segnalazioni, in quanto pretendono che ci sia un intervento immediato con la fragranza, diciamo, in cui c'è un'infrazione sia, come si può dire, rilevata nel momento in cui viene fatta l'infrazione. Se poi comunque io chiamo mentre vedo che si fa l'infrazione, ma non so né chi chiamare, né se interviene qualcuno, se non interviene, è necessario che sia messo semplicemente un numero di telefono a disposizione, che chiunque è quello della segreteria del sindaco, il numero di telefono è la segreteria del sindaco, sì, ma dovrebbe riguardare tutta l'area o quello dei vigili urbani. Ci sono già un regolamento di polizia intercomunale, perché è stato fatto, e questo lo dico per il comune di Miano, non lo male. Allora, il regolamento di polizia municipale intercomunale, di polizia rurale, scusate, intercomunale, è stato fatto insieme a tutti i 15 comuni. Ecco, è stato approvato nel 2011, doveva essere revisionato entro un anno, è stato revisionato con delle osservazioni di cui nessuno ha avuto risposta, credo. Ma neanche richiesta, sì. Non ce l'hanno mica fatto. Era previsto che fossero coinvolte la concertazione. È stato pubblicato sui giornali che tutti e 15 sindaci hanno approvato la revisione. Nessuno sa qual è il regolamento revisionato, perché mi sembra che nel comune di Piedi Solivo, certo, non ci sia. E te lo dico perché. Ecco, e siamo al 2014 e con il regolamento in funzione del 2011. Certo. Abbiamo chiesto, per esempio, no, per capire l'efficacia, perché noi abbiamo messo in discussione l'efficacia di questo regolamento, quante infrazioni sono state rilevate? Non abbiamo risposta. Si presume una a Restopolo, il quale, diciamo, multato, ha fatto il corso di tasca. Sai cosa ho fatto? Paga con l'avvocato, per fortuna poi comunque è stata confermata la contravvenzione, quindi si tratterebbe di una che poi io ho pagato. Stai attento, vi racconto questo aneddoto perché è significativo dell'azione mafiosa
sociali che i sindaci stanno facendo. Questa, a parte che non hanno mandato il WWF neanche la bozza per dire fate delle osservazioni, primo. Secondo, hanno fatto girare le bozze fra i comuni perché non andassero in giro come copie, come fotocopiate, non via internet, avete capito? Cioè perché davano una copia scritta per comune che potesse fare le osservazioni. Noi ne abbiamo avuto una copia di straforo, va bene? Ma su, non esiste la copia internet della bozza di regolamento di polizia rurale. Questa è un'azione mafiosa e lo diciamo pubblicamente. Avevano paura che circolasse la bozza della proposta di regolamento di polizia rurale che doveva essere modificata dai 15 comuni. Ci rendiamo conto a che livelli di mafiosità siamo arrivati? Non multa quelli che bruciano, ha scritto al prefetto, il segretario del prefetto gli ha scritto che il sindaco si è giustificato che siccome manca la pecunia non ha sufficiente personale. E la persona ha citato. Andate a comprarvi l'autovettura, una Mercedes da 80.000 euro, gliene date 1.000 di caparra e poi andate via tranquilli, perché siamo scritti. E allora, la mente in agricoltura, con piacere da per qui. Prima di tutto volevo ringraziare il gruppo Murate Alta Marca per queste informazioni e per il lavoro di sensibilizzazione che sta facendo. Come cittadina normale, comune cittadina, però a questo punto, e penso anche alle persone, si chiedono cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo come cittadini. Di un comune in cui si usano molti pesticidi e in cui i bambini sono molto a rischio, non solo bambini ma anche persone, comunque soprattutto i bambini. Cosa possiamo fare oltre che andare dal sindaco a protestare? L'alternativa è un'azione politica, cioè chi ha potere decisionale, regolamentare, deliberatorio, ordinatorio, è il sindaco. Allora bisogna cambiare sindaci. Io dico che signori, questa situazione noi la stiamo portando avanti da una decina d'anni, cioè questa decina d'anni non è cambiato molto. Cioè, io penso che ormai sia arrivato il momento di pensare al cambiamento di queste persone, perché come avete visto nell'approvazione che ha presentato Luciano prima, che approvano questi regolamenti, sono commissioni che vietano tra l'altro alle minoranze di entrare nelle commissioni, primo, sono fatte da tutte persone che hanno conflitti di interesse, quelli che vendono i pesticidi sono dentro nella commissione, il CODITV che vende i pesticidi è dentro la commissione, noi abbiamo chiesto fin dal 2010 con Luciano ed altri di entrare nella commissione. Un disastro, non ci danno i documenti, eccetera, perché il problema è grosso, signori. Guardate che qui si tratta di miliardi di euro di interessi. Questo discorso che faccio, che ho fatto all'inizio, guardate che è gravissimo. Queste 17 case farmaceutiche che sponsorizzano a Cerletti i convegni interregionali di fitoiatria, sono le stesse, qui vendono migliaia di tonnellate di pesticidi, va bene? E guadagnano top. Ma il vero guadagno è nella cura delle malattie. Questi pianificano la malattia da bambino alla fine. Non dovete morire a 50 anni, dovete andare a 100 anni, perché è nell'ultimo anno di vita che spendete il 50% della spesa sanitaria della vostra vita. Questi sono dati ufficiali. Quindi se un bambino comincia ad avere le leucemie o cose del genere o le asme eccetera, se le porta dietro per tutta la vita, quel bambino deve lavorare tutta la vita per curarsi. Questo è il dramma che stanno pianificando e che bisogna combattere.
E se i nostri politici non hanno questo tipo di sensibilità, io mi chiedo cosa stanno lì a fare. E noi glielo diciamo e combattiamo e vogliamo entrare e discutere. E quali sono le forze politiche che ci appoggiano? Ce n'è una sola, sapete? Sono il Movimento 5 Stelle e basta. Due, chi è la seconda? Eh? E Zanoni, va bene? Ma non il PD di Zanoni, attenzione che è diversa la storia. Qui è un lavoro singolo, invece il lavoro deve essere del TIP, di chi fa interrogazioni. Questo è il problema. Perché i 5 Stelle sono tutte persone che vengono come noi dai comitati, dalle persone che sono stati con la gente, che hanno combattuto con la gente, e lì la differenza, è la grande differenza che c'è. E quindi o si cambiano o se no dobbiamo come WWF discutere ancora per altri 5 anni di cosa dovremmo fare. Ma il sindaco può molto. Ma l'OSCO ha vietato con un'ordinanza tutti i pesticidi tossici e nocivi. La Coldiretti è andata contro, ha perso al TAR per il principio di precauzione, perché i giudici hanno detto no, questo è un principio reale. La Coldiretti ha ricorso e è andato al Consiglio di Stato e ha perso un'altra volta. Vedete poi le associazioni quali sono che aiutano e quali sono che non aiutano. Questo è il discorso di fondo. Quindi c'è a chi interessa il numero di iscritti, come la Coldiretti, e c'è chi interessa invece il discorso della salute, come il WWF. Guardate, queste serate ce le paghiamo con i nostri soldi, eh? Noi non vogliamo uno sponsor, non vogliamo un sindaco che ci dia una lira, perché se gli dai il dito poi contro quel sindaco tu non puoi più agire. Ecco il discorso che certe forze politiche cominciano a fare, completamente lontani da questo tipo di collusioni, perché altrimenti entri come nelle commissioni. Guardate, se non sei colluso non entri in commissione, perché non sei ricattabile, questo è il discorso. Quindi noi non vogliamo esserlo. Ecco, questo piano di farci ammalare è gravissimo ed è dimostrato, perché se una persona produce la malattia e quella stessa persona cura quella malattia, è chiaro che c'è un conflitto di interessi. Ti vuole ammalarlo, no? Politico, ma ciascuno di noi nel piccolo può fare una scelta. Io ho sempre mangiato a 51 anni comprando al supermercato, sono 3-4 anni che ho scelto di mangiare biologico, cioè di dare anche spazio in modo che dopo diventi un'occasione per guadagnare anche con gli agricoltori che si mettono in quella storia, e avere il coraggio tra agricoltori di fare piccoli gruppetti e cominciare ad avvicinarsi a questo ambiente, perché sarà quello del futuro, sarà quello che darà lavoro. Gli altri, credetemi, li prenderanno per il collo, come già stanno facendo, ogni anno si abbasseranno i costi. Se a mio nonno, che avete visto la prima presenza di nonno, che davo del voi, perché una volta che gli volevo che voi fossi in palù a piantare un milione di oggi attorno a scuola, a chi tu fa male alla mente, tu fa danni, studia, non sta a perdere tempo, mi piace mio paradiso, lo dico, sì, in palù, vieni, a lì lo dimorti, vieni, non so, sull'acqua, e metterà come di dare, allora, sarà. Prego. Volevo fare una domanda. Diceva che la Coldiretti è ricorsa contro il comune di Malocco che aveva stabilito la limitazione d'uso di certi fitofarmaci. Ma ha perso al TAR e anche al Consiglio di Stato. Ma visto che le sentenze del TAR e del Consiglio di Stato stabiliscono una legislazione, diventano legge, che cosa hanno quindi stabilito queste due sentenze? Che nel territorio non si possono buttare via i pesticidi tossici, più che tossici e nocivi. Tossici e molto tossici sono proibiti come prevede il nostro regolamento. I nocivi non li possono dare nei 50 metri dalle case, dagli orti, dai scuole, giardini, e in quei 50 metri, dato che hanno i biletti, devono entrare con una pompetta a mano, scritto nel regolamento a bassa pressione, e darlo così. Io ho telefonato al sindaco di Malocco, gli ho detto, ma come fanno?
dice, è sicuro che scendono dal trattore e vanno con la pompetta a mano? Lui fa, sì, dice, perché la gente se li vede telefona e mandiamo subito il vigile. E in ogni caso, dice, loro hanno fatto il regolamento dei 50 metri appunto perché vogliono che la deriva non arrivi addosso alle case, ai giardini, alle scuole, perché avevano iniziato l'attività perché avevano scoperto i pesticidi nel latte materno. Quindi erano arrivati già al top del mare. Hanno preso provvedimenti subito, bisogna dire che hanno avuto successo perché l'ULS era d'accordo con il sindaco. Da noi non abbiamo questa fortuna. Ma se questa è legge dello Stato, cosa ci serve un regolamento intercomunale di polizia rurale? Mi sembra che sia. I regolamenti per legge devono essere migliorativi delle leggi vigenti, mai peggiorativi. Noi non siamo ancora in quella situazione. Ma il regolamento intercomunale stabilisce un limite di 50 metri dai confini? No, il regolamento comunale stabilisce il limite da un metro a 30 metri, secondo la stagione, secondo che ugello hai, secondo che macchina usi. È una cosa incomprensibile per noi umani. Cioè, non, anche per i vigili non sapranno mai se determinare se questo qui stava irrorando con un tipo di macchina, con gli ugelli, tarati a... No, non è possibile. Nel regolamento è considerato il corso d'acqua da difendere diverso dal torrentello che scorre. Il torrentello lo puoi inquinare perché tanto dove finisce? Finisce nel rio che poi sarà protetto. Quindi è un'assurdità una dietro l'altra, ma fatta da una serie di personaggi che non avevano il diritto di fare il regolamento. Ve li leggo, adesso apro la luce, ve li leggo solo per... L'ARPA, un istituto regionale, il CODTV, è uno che fa assicurazioni e vende pesticidi, l'URSS7, che non c'entra niente con i cittadini, l'URSS7 risponde al Presidente della Regione, l'URSS8, IDE, il CRA, il Centro di Ricerca per la Viticoltura, cosa diavolo c'entra per fare il regolamento con i cittadini? La Regione Veneto, unità periferica di servizi fitosanitari. Semmai sarà un organo di controllo, ma non uno di quelli che fa le leggi. L'ITIS Cerletti, che diavolo ci fa come componente della commissione per stabilire il regolamento di polizia rurale? È assurdo. Viviamo nell'assurdo. E i sindaci che accettano questo assurdo vanno cambiati perché non si convinceranno mai a cambiare per la logica. Non sanno dove stia la logica. No, la conoscono, è che portare avanti così. Ecco, io direi però che è un po' tardi, scusami. E vedi, abbiamo anche il rifle schifo da fare. Ah, ok, va bene. Ok, Luciano, del comune, no? Botana, no? Questo non so a che interessi risponda, se corrisponde agli interessi dei cittadini o se risponde agli interessi di qualcuno che vuole fare una speculazione sul terreno dell'area di OGG. Quindi il problema, diciamo, del comune di Malosco che si è in qualche modo cancellato con quel regolamento lì che poi è stato anche avversato dalla Regione di Renzi, si ripropone con la questione del vigile. Quindi attenzione, come diceva Gianluigi, a recuperare il territorio chi non è in parte. Va bene, io ringrazio tutti e invito a prendere un